iniziamo, cioè la prima devi dare la scaletta. Se ci abbiamo. Dove stiamo? Dove stiamo messi? No, siamo già pronti, sto testando solo il microfono. Allora, quando sei molto dentro no? E colpo che intanto mi allerto questo preparato. Sì, ho fatto 2 minuti e adesso siamo. Ragazzi! La luce però se dà fastidio la luce. Thank you.
Inizieremo l'assemblea con un'introduzione da parte di Cristiano, che ci dirà a proposito dello staff e di coloro che ci hanno ospitato. Poi ci sarà anche un intervento loro nel primo pomeriggio. Per chi non avesse avuto possibilità di leggere l'ordine del giorno e il regolamento assembleare, inizieremo con degli argomenti che sono stati proposti dai cittadini, portavoce, parlamentari regionali, comunali e municipali. Si alterneranno negli argomenti che poi presenteremo. Per i relatori, quest'area dove sto io, qui c'è una X bianca, molto TV, questa è l'area in cui i relatori dovranno in qualche modo orientarsi per farsi riprendere dallo streaming. I tempi per ogni relazione sono stati scritti nell'ordine del giorno, comunque saranno i moderatori che avviseranno 5-6 minuti prima il termine di ogni relazione, perché al termine di ogni relazione, poco prima, qualora qualcuno volesse fare le domande, avrà diritto alla risposta ovviamente. I moderatori consegneranno dei fogliettini numerati. Coloro che vogliono fare domande scriveranno proprio nome, cognome, la mail e il quesito in stampatello, perché qualora non fosse evasa la domanda posta al relatore, questa verrà soddisfatta in un secondo tempo sul forum, a cura del relatore sarà la risposta e a cura dello staff sarà postata nel forum. Verranno date anche i link nei forum dove troverete la risposta. Il tempo a disposizione per i portavoce tutti è 3 ore a partire dal momento della prima relazione. Nel pomeriggio ci sarà una pausa ovviamente per il pranzo, mezzogiorno e mezza, 13:30, adesso vedremo se sarà possibile mantenere quell'ora, ma
credo ci siano problemi. Subito dopo pranzo, mezz'ora dedicata a coloro che ci ospitano. E ci saranno dei banchetti esterni in cui è possibile anche vedere attivisti all'opera nei vari laboratori, autoproduzione, bike tour. C'è anche un'associazione riciclando il movimento. Dopodiché nel pomeriggio ci saranno tre aree di interventi, ci saranno gli interventi operativi dello staff, gli interventi tematici e gli interventi dei cittadini che discuteranno argomenti di carattere partecipativo. Dovremmo riuscire a chiudere tutto per le 18, poco prima ci sarà, grazie alle nostre cuoche e cuochi che stanno già in cucina, un saluto natalizio. Se non ci sono altre domande io inizierei a questo punto, nel senso anche la prima, non ce ne sono state neanche una. Inizierei e facciamo introdurre Cristiano alcune slide di presentazione, dopodiché introduciamo i portavoce. Io sono Alessandro Pirone del Municipio Sesto. Ciao a tutti, Cristiano Abiti, Municipio 5 se ti interesse, qua servirebbe qualcuno che comandasse da lì perché sono un po' difficile. Allora, intanto volevo presentarvi l'organizzazione della giornata, per come è voluta e chi ha dato una mano un po' nella In pratica, erano mesi che in qualche modo si diceva in giro, guarda che ci vediamo, facciamo delle belle assemblee, Roma 5 Stelle, prima delle elezioni, poi da novembre 2012 praticamente, quando dopo che era arrivata la notizia della caduta della giunta a Polverini, c'è stata una corsa contro il tempo per organizzarsi per la lista regionale. È stata una sorpresa, chi ci ha passato le mesate se ne ricorderà bene, con la raccolta firme, insomma tutta la forza giornaliera è stata dedicata per rincorrere un po' quei tempi che ci hanno sottratto con le loro varie cadute di giunta eccetera. Quindi in qualche modo dopo la fase di post elettorale romano ci siamo un attimo rivisti, un po' riorganizzati anche per capire chi fa cosa. Parecchi attivisti romani sono fortunatamente comunque entrati nei vari livelli istituzionali, quindi ecco un po' di nuovo lavoro c'è stato e quindi in qualche modo introdurre anche persone che si sono avvicinate durante la campagna elettorale nel darci una mano è stato sicuramente, lasciamo un po' a tutti quanti, è stato sicuramente anche un lavoro extra. Bene o male qualcuno è entrato e per fortuna ci sta dando una mano proprio una mano sui vari aspetti. Devo dire che il punto cruciale è stata l'organizzazione della cucina, perché ci stavamo preoccupando nel poter offrire a tutti la possibilità di mangiare. Quindi Antonella, al nostro luogo la scorsa settimana, ha detto vabbè ci penso io e sento un po' qualcun altro di dare la mano, lei si è presa onore di questa cosa. Poi ovviamente andare a trovare uno spazio che ci ospitasse, ho visto un po' di ricerca, cioè io vi racconto questo anche per farvi capire qual è il lavoro autogestito dietro un'assemblea del genere, perché è importante, nel senso no, comprendere, importantissimo dico. Poi ovviamente ci sono diverse persone che sono un po' specializzate nella parte di registrazione, streaming e video, come Emiliano e Marzio, che ci danno una mano su tutto il campo che riguarda un po' la parte di diffusione sui canali in tempo reale, anche se siamo in streaming. C'è tutto quello che riguarda anche la parte di logistica e sicurezza, che è un gruppo di lavoro che si è in qualche modo adoperato dopo le varie occasioni di piazza che si sono verificate dalle elezioni in poi, si chiama Task Force Eventi, qui abbiamo semplificato con logistica e sicurezza. C'è un gruppo di accoglienza che si dà da fare nel dare quelle indicazioni preliminari per poter far orientare persone che non capiscono diciamo, di primo impatto
le peculiarità della comunità Roma 5 Stelle. Poi vabbè, c'è ovviamente un lavoro di comunicazione che, come avete visto, insomma, penso la maggior parte di voi ha ricevuto delle notizie e poi sono state anche integrate a seconda un po' delle evoluzioni del tempo. Quindi ecco, questo è un po' tutto. Io non riesco a star fermo, c'è proprio un problema. Un problema motorio. Va bene. Allora, la moderazione dell'assemblea quindi è di Franco e Alessandro, che ci introdurranno i vari argomenti, se può andare avanti, se no rimaniamo qua. Allora, io volevo introdurre tre concetti che penso, di mio parere, potrebbero in qualche modo essere recuperati durante la discussione odierna. In primis è il recupero, un termine che in qualche modo portiamo avanti quotidianamente nel 5 Stelle, proprio andando a rincorrere quelle che sono state le inefficienze di un'amministrazione pubblica che spesse volte ha abbandonato. Ha abbandonato spazi, ha abbandonato cittadini, ha abbandonato servizi, ha abbandonato ospedali, insomma, questa è un po' una parola che immagino che andremo a trattare anche per quanto riguarda l'attività istituzionale dei portavoce. Poi quella che riguarda la reciprocità, c'era Dario Tamburano che oggi, questa settimana, ha postato una cosa su Facebook che riguardava il pianeta verde, quel film, non so se tutti l'avete visto, è bellissimo. Bello. E quindi ecco, un'immagine insomma di reciprocità è quello che anche questo uomo, come avete capito, ha un po' regalato. E poi ovviamente l'onnipresente partecipazione, anche qui c'è un'assemblea di Pomezia col candidato, col portavoce sindaco Fucci e tutti i cittadini che comunque partecipavano a un rendiconto stringo. E vabbè, quello è bene da vedere. Però andiamo. Allora, io volevo andare a spiegare brevemente alle persone, soprattutto nuove, qual è la rete civica in cui siamo inseriti. È una rete civica in cui la comunità Roma 5 Stelle è uno dei tanti, diciamo, attori che si muove per poter promuovere la partecipazione diretta alle attività. Infatti, come vedete, l'ho messo qui. Ed è uno dei nodi della rete che poi in qualche modo, magari insieme anche a altre realtà romane come il coordinamento romano dell'acqua pubblica, ho messo anche l'associazione Ex Lavanderia, che è quella che ci ha ospitato oggi, ovviamente questa è una rete semplificativa, fanno sì che in qualche modo poi ci siano delle istanze che vengono collezionate da forze politiche, in questo caso noi ovviamente condividiamo i principi del Movimento 5 Stelle, che è l'interfaccia con l'istituzione pubblica. Quindi in qualche modo capite che c'è una distinzione, questa deve essere ben chiara a tutti, tra quella che è una comunità che si gestisce sul territorio come meglio crede e un'interfaccia politica, che è il Movimento 5 Stelle. Questo è uno screenshot un attimo dell'evoluzione del Roma 5 Stelle, perché il gruppo di attivisti Roma 5 Stelle nel preelettorale, diciamo così, ha fatto un'adesione, ha aderito alla pagina del Movimento 5 Stelle, quindi beppegrillo.it, chiedendo una certificazione della lista. Allora, non ce la posso fare. Quindi noi abbiamo partecipato a questa richiesta, che è una procedura che sta proprio su beppegrillo.it, abbiamo chiesto la certificazione della lista, siamo stati riconosciuti con una lista di persone non condannate, maggiorenni, non iscritte a partiti, quelle regole semplici del Movimento 5 Stelle, e lo staff Beppegrillo ci ha dato la possibilità insomma di iniziare il percorso della lista civica, altrimenti avrebbe potuto anche riconoscere un altro gruppo a seconda insomma delle attività che si fanno sul territorio. È un po' questa la discriminante che il Movimento 5 Stelle, quindi lo staff Beppegrillo.it come garante del Movimento 5 Stelle, può fare prima di una campagna elettorale. Quindi dice: ti certifico o meno. Quindi in qualche modo il Roma 5 Stelle è stato il gruppo che nel preelettorale ha avuto la possibilità di utilizzare il logo 5 Stelle. Infatti
c'è scritto proprio che ha avuto la possibilità di utilizzare direttamente il logo e il nome per la campagna elettorale. Al termine della campagna elettorale, quando i portavoce sono entrati all'interno delle istituzioni, questa certificazione è terminata per quel gruppo, perché c'è stato proprio un passaggio ufficiale dell'utilizzo del logo ai portavoce veri e propri. Quindi in questa fase post-elettorale la comunità Roma 5 Stelle che utilizza degli strumenti come dei forum, come dei canali social che possono essere meglio identificati come Roma 5 Stelle, non è più non c'è più il riconoscimento dell'utilizzo del logo. Il logo lo utilizzano i portavoce, noi siamo un'identità a parte. Infatti, come vi dicevo, il canale divulgativo ufficiale del Movimento 5 Stelle è beppeghillo.it, e sotto c'è l'email che riepiloga un po' quello che vi ho detto prima, ossia noi come gestori, come amministratori della comunità Roma 5 Stelle in termini informatici, ovviamente poi c'è chi organizza, chi partecipa in altri termini. Abbiamo ricevuto questa email da parte dello staff di Beppe Grillo, in cui ci dice: ciao, vi confermiamo che siete certificati per Roma per il Movimento 5 Stelle, abbiamo creato uno spazio per la vostra lista civica, che è quel canale divulgativo che penso che la maggior parte di voi ha visto, che è la lista civica del Movimento 5 Stelle qui a Roma. Mentre ci invita poi per tutte le comunicazioni a fare un redirect degli indirizzi che noi utilizzavamo proprio per divulgare l'informazione 5 Stelle qui a Roma, perché avevamo l'indirizzo del logo, di rindirizzarlo a quell'indirizzo che citano loro. Quindi i nostri domini, quelli che, sul quale lavoravamo, Roma 5 Stelle, sono stati indirizzati sul blog nazionale. Non tutti, perché abbiamo la particolarità del .com ancora. Insomma, se voi digitate www.roma5stelle.it andate sul blog lista civica, anche se digitate .org, il .com ancora no, perché abbiamo una fase di transizione, di passaggio. Transizione. Perdonate. Prezzo. Sinteticamente questa è un po' quella che è stata l'ottica. No, un minuto. Questa è l'ottica del forum, che è stato innovato grazie proprio alla partecipazione di nuove persone che si sono avvicinate e hanno risposto ad un appello pubblico, quindi dei sviluppatori che hanno consentito di dare una risposta un po' alle esigenze organizzative che sono state riscontrate durante il preelettorale, da quando c'è stato un po' il boom delle iscrizioni nei canali Roma 5 Stelle, soprattutto dopo la vittoria a sindaco di Pizzarotti a Parma. Quindi in qualche modo abbiamo collezionato quelle che erano le esigenze erano che c'erano un sacco di idee che uscivano da tutti i canali, da tutte le parti, anche da Facebook. Insomma, non c'è una centralità del forum, ci sono diversi punti d'ingresso, anche le email, che poi in qualche modo da chi vuole partecipare fattivamente sulle proposte, sulla composizione dell'iter partecipativo, vengono lavorate in aree di lavoro che sono, ovviamente, qui c'è una rappresentazione sia fisica che virtuale, ossia il tavolo di lavoro si incontra fisicamente e poi magari da seguito anche i lavori in modo asincrono sul forum. E poi ovviamente l'iter partecipativo fa sì che c'è qualcuno, il portavoce, che non fanno altro, estremizzando, di prendere il pezzo di carta, quello che è, e depositarlo nel consiglio comunale, municipale, regionale e in Parlamento. Ovviamente questo riguarda tutto un perimetro delimitato, quindi l'attività del portavoce è un perimetro delimitato dal programma elettorale, cioè qualsiasi tematica che va fuori dal programma elettorale deve essere necessariamente, questo è stato sottoscritto e riconosciuto da tutti, discusso sul portale www.beppegrillo.it ed eventualmente sondaggiato agli utenti beppegrillo.it. Quindi Roma 5 Stelle non c'entra niente sull'attività politica, se non dare una mano per lo sviluppo delle linee programmatiche. Penso che se sono stato chiaro su qualche punto che era poco chiaro a qualcuno, già una buona partenza. Vi ringrazio. Ok, facciamo che sono le 10:45, si apre la sessione dei portavoce, cittadini parlamentari, regionali e comunali.
municipali sono tutti presenti, coloro che hanno proposto gli argomenti. Il primo argomento parla dell'ottimizzazione, contributi cittadini, creazione di format base per interrogazioni, mozioni, emendamenti ed altri atti e tutorial vademecum per la loro redazione, disponibilizzazione attraverso blog e forum. Dici come ti chiami? Mi chiamo Alessandro Pirrone, lo ripeterò ogni volta così. E Francesca, Roberta Lombardi, scusate per la Francesca. Vieni sola? Un gentiluomo che l'accompagnava, no, Io sto in due, perché io in questo momento valgo due, non valgo solo fino alla prossima settimana. E no, a qualche altro collega quantomeno di Camera Senato? C'è? Chi c'è? No, anche perché noi alla Camera in questo momento stiamo sotto discussione della legge di stabilità che è andata avanti tutta la notte, quindi alcuni colleghi sono rimasti a fare la notte alla Camera. E no, Fede c'è, vieni, Fede. Ha fatto 4 ore. Lei dormendo ma è arrivata. Dunque, noi abbiamo... ci siamo incontrati come portavoce romani a tutti i livelli, quindi Camera, Senato, e Comune e Municipio, qualche tempo fa, e abbiamo fortemente chiesto di organizzare questa assemblea cittadina, perché dopo la corsa elettorale che l'anno scorso è partita più o meno, come ricordava anche Cristiano, da fine settembre, dalle dimissioni della Polverini, e si è conclusa a fine maggio con le comunali, abbiamo talmente tanto fortemente lavorato per tutti questi traguardi, perché da semplici cittadini molti di voi hanno partecipato alla campagna elettorale, sanno proprio le difficoltà operative e oggettive nel presentarci alle elezioni. La quotidianità, l'urgenza, gli obiettivi legati alla campagna elettorale ci hanno fatto perdere quella bella abitudine che avevamo di fare assemblee mensili cittadine, che servono soprattutto in una città grande come Roma, che è divisa nei 19, parla ex 19, adesso 15 municipi, serve moltissimo a fare rete tra di noi, perché la rete funziona sia sul discorso internet, ma comunque i confronti, quelli poi insomma molti che c'erano, già lo sanno, molti nuovi lo scopriranno se riprendiamo questa sana abitudine delle assemblee cittadine, servono tantissimo a far gruppo, ad avere un tipo di rete che è diversa dalla rete che si sviluppa tramite internet. Quindi questa era per esempio una delle proposte che come portavoce ci siamo sentiti di presentare all'assemblea, insomma sperando che incontri il favore dell'assemblea. E poi appunto abbiamo sviluppato in questi mesi di attività all'interno delle istituzioni tutta una serie di bisogni, sempre in qualità di portavoce, da rivolgere alla nostra rete di riferimento, perché un portavoce porta la voce di qualcuno, e noi in questi mesi ovviamente abbiamo lavorato in maniera sempre collegata con molti voi, ma non strutturata, quindi sentiamo, almeno io, questa è sicuramente principalmente un'esigenza personale, però insomma, confrontandomi con gli altri portavoci ho visto che comunque abbiamo bisogno di riallacciare strettamente questa rete e soprattutto questo legame tra noi e voi. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, poi gli altri parleranno per i loro insomma, livelli istituzionali, noi stiamo lavorando con attivisti, con movimenti, con cittadini, per esempio sto seguendo una tematica sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti privatizzati che mi hanno portato i cittadini, quindi paradossalmente non è neanche una delle nostre attività, o comunque non c'era un gruppo di lavoro sul tema. E stiamo lavorando in maniera abbastanza, si sono creati per temi dei gruppi di lavoro che ci stanno dando tutto il supporto di organizzazione delle attività sul territorio, di preparazione dei documenti, dello studio della normativa, dello studio degli atti, e ci danno la possibilità quindi di fare un percorso in modo che quando noi poi
alla Camera o al Senato, arriviamo in commissione, arriviamo a fare interpellanze atti di sindacato ispettivo, arriviamo a fare proposte di legge, emendamenti, lo facciamo perché c'è stato tutto un lavoro di gruppo partecipato, digerito, che ci porta e ci dà la possibilità di essere strumenti efficaci dei cittadini all'interno delle istituzioni. Quindi uno dei punti che sicuramente volevamo mettere all'ordine del giorno, se non ci viene la scritta così non mi ricordo, era appunto la creazione di, visto che nel frattempo con i nostri legislativi abbiamo creato anche, abbiamo acquisito informazioni, abbiamo acquisito un know-how che ci permette di trasmettere a voi come si crea un'interrogazione, come si fa un atto di sindacato ispettivo, quali elementi servono. E volevamo anche proporvi quindi sia di mettere a disposizione vostra e dei cittadini dei format di base, in modo che dice se tu devi preparare un'ispezione, un atto di sindacato ispettivo su un certo tema, mi devi mettere una premessa che è costituita da questa parte, una domanda specifica se è un'interrogazione e quindi tu la devi discutere in aula con determinati tempi, piuttosto che un discorso più articolato se è un'interrogazione a risposta scritta o un'interpellanza. In modo che noi recepiamo e portiamo all'interno delle istituzioni tutto un lavoro che comunque viene effettuato dalla rete, così come è sempre stato, insomma, nei nostri intenti, e che adesso stiamo facendo ma in maniera più disorganizzata. Vorremmo dare, insomma, invece un discorso più strutturato. E poi un altro punto che riguardava soprattutto, cioè che riguarda tutti e quindi riguarda noi parlamentari, era, me lo sono perso, per ogni livello istituzionale, quindi Camera, Senato, Regione, Comune e Municipi, gli strumenti di informazione delle attività che realizziamo, che sono praticamente sono creati nei mesi, in modo che abbiamo dei punti chiari da cui partire per sapere in tempo reale, o più o meno in tempo reale, insomma, che cosa stiamo facendo noi all'interno delle istituzioni. Come parlamentari c'è il portale parlamentare Movimento 5 Stelle, che è un aggregatore di lavoro delle commissioni, è un aggregatore di tutti i canali social, quindi trovate i nostri canali YouTube, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, e servono appunto sia per dare visibilità alle nostre azioni, sia per creare poi quell'effetto moltiplicatore attraverso la rete, perché ricordiamoci che, insomma, la rete è il nostro media, anzi non è un media perché in realtà non c'è questa mediazione tra noi e chi ne usufruisce, mentre sui media tradizionali ovviamente abbiamo un pochettino di, come dire, difficoltà a far passare messaggi veritieri sul lavoro che viene fatto, nel bene o nel male, però insomma che siano messaggi di verità. Quindi, diciamo, a livello di Camera e Senato erano forse queste, non so, ragazzi, chiedo ai colleghi di Camera e Senato, Fede, dimentico qualcosa, Paola, dov'è Paola? Paola, fatti vedere, vuoi fare la timida? Ciao a tutti, no, più che altro io sono venuta per ascoltare, più che per parlare, perché una volta che finisci dentro il frullatore del sistema diventa tutto assolutamente particolare da gestire, quindi si pensa che si sta dando il massimo, poi a volte si leggono critiche, si leggono consigli, quindi ho detto io oggi partecipo in virtù del fatto che ho bisogno di sapere da voi cosa sta arrivando, dove stiamo sbagliando, dove eventualmente possiamo migliorarci, cioè che noi stiamo tentando di dare il massimo. Io spero che sia visibile, cioè 6 kg in 3 mesi come capogruppo. vi giuro che da parte nostra l'impegno è totale. Però ci rendiamo conto che finiamo per essere un po' schizofrenici, un po' come dove la X, quando sei X Factor. No, siamo un ultimo show, come gli abbiamo detto a Letta. E vabbè, voi non la seguite la politica, quindi vi siete resi conto perfettamente che il nostro ruolo all'interno delle istituzioni è ostacolato in tutte le maniere, ma per un semplice motivo, diciamo la verità, diciamo quello che non va bene, il sistema è completamente marcio.
quello che speravamo di fare in realtà è difficilissimo, perché anche le buone proposte le vediamo prima ostacolate, poi rifiutate e poi ripresentate con lo stesso titolo, ma ovviamente con una sostanza completamente differente. Quindi oggi Letta riparla del finanziamento pubblico ai partiti, che non va a abolire, sappiamo che mandando in bugia fino al 2018 non cambia niente. Però oggettivamente il movimento oggi siamo tanti, sono contenta, Roma ci ha avuto sempre molte difficoltà a riunirsi in un solo corpo. Noi stessi parlamentari veniamo tutti da un po' da situazioni differenti e poi ci siamo ritrovati tutti là dentro insieme. Insieme ci siamo accorti di quanto è importante essere un movimento unito, fuori più che dentro, perché quello che voi sperate che noi riusciamo a fare, se voi per primi non vi impegnate a renderlo concreto sul territorio, là dentro gli spazi di manovra sono veramente minimi. Io vedo un ottimo lavoro da parte dei municipi, del comune, della regione, anche nostro, ma siamo tutti a sé stanti, non riusciamo a trovare la maniera per legarci insieme, e la rete in realtà poi siete voi. Quindi a me arrivano ogni tanto dei feedback, fermo restando che continuando a lavorare, specialmente all'interno del Senato e della Camera con decreti legge, siamo sempre fuori con i tempi, nel senso che mentre voi ci date delle proposte ottime da portare avanti, noi ci troviamo a dover arginare delle oscenità che ci arrivano da dentro. Quindi se riusciamo insieme oggi a dare una linea guida per la quale voi riuscite a comunicare maggiormente con noi riusciamo ad essere più significativi nella risposta di quelle che sono le istanze dei cittadini, anche se gli strumenti che ci sono messi a disposizione, non prendiamoci in giro, sono inutili, noi che non facciamo un'interrogazione, noi che non facciamo una mozione, e almeno questa è la sensazione che io vivo. Io non ho fatto centinaia di interrogazioni, non mi hanno risposto a una, quando mi rispondono mi dicono proprio vabbè, c'è ragione, però non è questo il momento. Adesso è il momento della legge elettorale e le nostre grandi vittorie, quella del 138, sono completamente state cancellate dalla opinione pubblica. Cioè, ragazzi, noi abbiamo ottenuto una vittoria incredibile. Questi sono partiti che volevano smontare la Costituzione e noi gliel'abbiamo rimessa lì, puntuali come sempre. E questo stiamo facendo su ogni cosa. Non è difficoltoso, quindi oggi io mi metto seduto e vi ascolto. Chiunque di voi ha una buona idea, una maniera per aiutarci, ben venga, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Federica. Oh, scusate, sono rimasta seduta perché veramente ho 4 ore di sonno sulle spalle. Come diceva appunto Roberta, stiamo trattando quello che è la legge di stabilità e stiamo dando supporto ai ragazzi che stanno in commissione bilancio con i nostri libroni, i nostri pareri, e cerchiamo di arginare le schifezze che ci portano in questi progetti malsani che hanno. Questa riunione, una riunione generale, noi solitamente ne facevamo, ricordo, una al mese più o meno, e ci scambiavamo tutta una serie di informazioni di quelle che erano le nostre attività sul territorio. E adesso è, diciamo, un annetto buono che non facciamo di queste riunioni generali, ma riteniamo che sia fondamentale farle, scambiarci informazioni tra municipi, dato che siamo tutti un po' diciamo territorializzati appunto sui nostri quartieri, municipi, ormai sono diventati molto più grandi di quelli che erano prima. Quindi pensiamo che sia il caso di scambiarci informazioni e iniziare a fare dei processi partecipati tra di noi, capire quali sono le problematiche che si somigliano l'una all'altra e provare a portarle avanti insieme. Poi una questione, oggi è la riunione generale di Roma, quindi cerchiamo di portare avanti quelle che sono le progettualità sulla città di Roma e a tutti i livelli istituzionali nei quali ci troviamo. E fa un po' m'addormento. Questo è quello che mi premeva comunque, il fatto di aver voluto, ardentemente fare questa riunione generale, appunto perché sentiamo la necessità di ritornare a scambiare informazioni. Molte persone oltretutto non si conoscono ancora, nonostante abbiano magari condiviso delle campagne elettorali sfiancanti, ed è bene che ognuno, diciamo, il rapporto vis-à-vis è sicuramente meglio del rapporto rete internet, e magari oggi riusciamo a tirar fuori qualche bella cosa, dico. Ok?
andiamo. Sì. Ciao, possiamo fare, dai. Dai, noi abbiamo quindi strutturato questa giornata in due momenti: il momento quello dove noi portavoce, proprio per tutte le cose che vi ha detto sia Paola che Federica, questo bisogno appunto di ricostruire la rete, vi diciamo cosa stiamo facendo, lo vedete su internet, però diciamo come stiamo lavorando e che cosa a nostro avviso, vista l'esperienza di lavoro che abbiamo accumulato in questi mesi, può essere utile proprio per creare questo flusso di comunicazione che non diventi più sporadico e occasionale, ma diventi costante tra di noi portavoce e gli attivisti, e portavoce pro tempore e gli attivisti, e poi invece una parte dove siete proprio voi portavoce che ci dite a flusso di coscienza, insomma, secondo l'ordine del giorno che avete stabilito, che cosa, quali sono i temi su cui volete lavorare. E quindi penso ci siete di regionali. Grazie Roberta. Ci sale la folder? Sale la folder quella lì che avete preparato? In linea? Allora, ci sono domande? Sono state presentate delle domande, Massimo? Franco, scusa. Vabbè, vale, la domanda di Cristiano la evadiamo pomeriggio in un secondo momento. Mettiamo qui. Che c'ho? Un messaggio di messaggeria? Ci sono dei cuoricini. Allora, giornalino, discussione su creazione di un giornalino romano. Allora, io anticipo i quattro temi che ci sono, poi portavoce regionale comunale, al secondo, vi date un'occhiata, tanto siamo tutti molto smart, venite qui e ne parliamo. Giornalino, discussione su creazione di un giornalino romano. Assistenza legale municipale, discussione su difficoltà incontrate nell'attività istituzionale. Mappatura situazione attuale delle attività per Roma e Regione. Adesso lo dirigo, lo mettiamo sullo schermo. Strumenti a disposizione dei gruppi operativi e tavoli, aggregazione per quadrante, questo sicuramente è regionale, vi ricordo Davide insisteva su questa cosa, scarsità di forze disponibili, allora chiamiamo per il giornalino, discussione su creazione, chi è che l'aveva proposto dei portavoce? Discussione su creazione di un giornalino romano. Andiamo avanti, che siamo in ritardo. Facciamo così, allora, i portavoce regionali, Davide, portavoce regionali, venite per cortesia, decido io, arbitrariamente, Davide e Silvana si stanno preparando, buongiorno, ben arrivati. C'erano degli argomenti da parte vostra, l'avevate comunque proposto, li sapete a memoria, prego. Grazie, un salutone a tutti, siamo tutti un po' rappresentati, però per fortuna queste assemblee ci danno il valore necessario per andare avanti. Quello devo dire che ci manca un po' la Pisana, questo posto dimenticato da Dio. Dunque, io vi porto qui naturalmente anche il saluto degli altri colleghi, noi siamo in sette, però di Roma ce n'è solo uno che purtroppo sta poco bene, è Gianluca Perilli, che vi saluta naturalmente, e anche degli altri. Dunque, partiamo dal presupposto che le regioni sono diciamo il posto dove più si concretizza il clientelismo a tutti gli effetti. Tutte le competenze regionali sono state affidate alle regioni tramite una modifica costituzionale che è avvenuta una decina di anni fa, un po' di più, e in particolare riguardante il titolo quinto della Costituzione, che ha dato, diciamo, mandato alle regioni di occuparsi di un sacco di cose che prima erano di competenza nazionale, tra cui ad esempio la sanità. Adesso magari la vediamo un po' più nel dettaglio con Davide. E la sanità, però ci sono alcune cose, cioè alcuni hanno competenza incrociata il livello parlamentare, il livello regionale, per esempio sull'ambiente, sull'urbanistica, su un sacco di altre competenze. Poi ce ne sono alcune specificamente regionali, poi vi ricordo che ci sono dei tributi che paghiamo tutti noi che sono totalmente regionali.
Per cui diciamo è un livello che da un certo punto di vista passa molto inosservato, perché ovviamente tutto quello che passa sui media attiene a livello parlamentare, si parla moltissimo per esempio delle commissioni, naturalmente ci sono commissioni anche a livello comunale, a livello municipale, a livello regionale, però diciamo dalle fonti di informazione ufficiale non passano mai queste informazioni, però vi assicuro che quelle che si decidono lì dentro sono delle cose molto molto grosse che impattano pesantemente sulla nostra vita quotidiana, sulla nostra vita di tutti i giorni, anche per quanto riguarda ad esempio i trasporti, un po' meno per quanto riguarda il lavoro e l'istruzione. Insomma, le competenze sono veramente le più svariate. E adesso io lascio un attimo la parola al nostro Davide, che è in Commissione Sanità e Politiche Sociali, insieme all'altro collega David Torrello di Civitavecchia, che ci racconterà un po' come sta andando il lavoro in quella commissione, perché vi ricordo che il debito gigantesco che ha contratto la Regione Lazio negli anni è dovuto in gran parte, per circa forse un 75-80%, a quello che avviene nella sanità, per cui è molto importante, diciamo, è il nostro cuneo più grosso verso una risoluzione della mala politica, del clientelismo, è quella a cui probabilmente stiamo dedicando più risorse in assoluto. Anche se poi in realtà le sollecitazioni dei territori di tutto il Lazio, da Roma fino ad arrivare alla provincia di Rieti, di Viterbo, Latina e Frosinone, le sollecitazioni riguardano forse un attimino di più le questioni ambientali e urbanistiche, però diciamo che il grosso della mala politica a livello regionale avviene nella sanità. Sentiamo Davide che cosa ci racconta. Grazie a tutti. Allora, sulla sanità stiamo veramente facendo una guerra, come ha già detto Silvana, perché la sanità è un tema fondamentale in regione. In regione abbiamo ambiente, per cui rifiuti, trasporti, poi la sanità. Sanità è il grosso dell'attività e siamo commissariati, quindi c'è anche una possibilità di interagire e di fare delle azioni molto limitate, però su questo stiamo veramente concentrando molte delle nostre attività. Stiamo facendo due strade, la prima è quella delle proposte. Quindi stiamo già proponendo delle proposte, facendo delle proposte di legge. Quelle che vi cito sono la sanità elettronica, grazie all'aiuto enorme di Monica Montella, il registro sui tumori, che questa è una battaglia che veramente cambierà la regione per sempre, e poi, lo dico in anteprima, settimana prossima presenteremo una legge per istituire una commissione d'inchiesta sulla mala sanità, che sicuramente verrà bocciata dalla maggioranza PD, perché non vogliono trovare i loro responsabili e quelli anche della destra. Quindi stiamo lavorando su questo tipo di proposte. In parallelo facciamo anche interrogazioni, mozioni, risoluzioni per andare a fondo su tutti gli elementi critici degli ospedali e delle ASL. E su questo veramente indirizzando ogni suggerimento, ogni critica, ogni, per così dire, qualsiasi cosa che ci arriva dai cittadini, dai comitati, dai meetup, dai municipi, la stiamo indirizzando su specifiche interrogazioni a cui la giunta Zingaretti dovrà rispondere. E su questo stiamo veramente mettendo, diciamo, il dito nella piaga in ogni singola realtà dove c'è un problema. Quindi da Tor Vergata, su Roma c'è il San Filippo, ci sono tutti gli ospedali che stiamo tenendo sotto controllo. Quindi un'attività, diciamo, pure positiva per affrontare, per migliorare quello che è la sanità. Perché Zingaretti sta facendo, come sapete, questo piano di rientro, sta lavorando sulle case della salute, sta facendo delle leggi che in realtà sono molta immagine e poca sostanza. Sta cercando di entrare in queste leggi e cercare di modificarle, influenzarle con i nostri principi. Questa attività propositiva. In parallelo invece stiamo facendo un'attività di fortissima vigilanza e controllo. Quindi abbiamo aperto, come sapete, 28 uffici di inchiesta sulla mala sanità, 28esimo proprio ieri, in cui stiamo lavorando a fronte di tante fonti diverse che ci arrivano su un particolare ospedale. Abbiamo questo ciclo di inchieste in cui il primo atto è quello di chiedere documenti, quindi chiediamo fatture, bandi di gara, appalti, e già in questo momento le ASL e gli ospedali sono completamente, perché nessuno l'ha mai fatto, sono completamente, come posso dire, in difficoltà, e qualcuno finalmente inizia a controllare. Il Consiglio regionale non ha mai controllato nulla, pensate, sulle ASL e sugli ospedali. Adesso noi chiediamo fatture e documenti. Sulla base di questo valutiamo poi quali sono i veri problemi, e una volta che troviamo varie fonti, troviamo vari documenti, quando troviamo dei punti critici su quelli andiamo ancora più a fondo e facciamo questa strategia bellissima. Quindi un accesso agli atti generale, poi troviamo dei documenti che ci fanno capire ci sono dei problemi, facciamo un secondo accesso agli atti molto specifico sul problema, e poi a questo momento abbiamo evidenza di o reati
o di malaffare, di corruzione, e su questo ci sono varie strade. La strada è quella magari dell'interrogazione specifica alla giunta, oppure coinvolgiamo le autorità competenti. E vi dico che di questi 28 fascicoli, i primi due, quelli più intensi, che sono Spallanzani e la, diciamo, area Pompefuori, di cui adesso parleremo anche con col comune, ci sono evidenze di reato, quindi siamo già andati alla questura, alla guardia di finanza, e stanno mettendo il segreto per poter adesso indagare, fare perquisizioni, sequestri, eccetera. Quindi molto spesso vediamo che queste facili richieste ci portano proprio nel trovare i responsabili per segnalare l'attività alla magistratura o alla questura. Quindi facciamo questo lavoro enorme di analisi e di, vogliamo arrivare ai colpevoli, questo è il concetto. In parallelo facciamo delle proposte in regione per, a livello legislativo, di correggere questo sistema di corruzione e di nomi al direttore generale, eccetera. Quindi sulla sanità stiamo veramente spingendo tanto, già con che risultato possiamo dimostrare a tutti i cittadini che il Movimento 5 Stelle in regione non fa solo, per così dire, protesta, ma fa anche delle cose molto concrete per arrivare ai responsabili e modificare il sistema. E questo è proprio una sintesi. Io volevo riprendere solo alcuni temi che magari possono essere di interesse vostro. Uno è quello, per esempio, della restituzione delle nostre buste paga. Noi prendiamo, diciamo, 5.000 euro lordi, che corrispondono a 2.700 euro netti circa al mese, e il resto, che per la spending review le paghe dei consiglieri sono un pochettino diminuite nel corso di questi mesi, per cui più o meno la nostra restitution mensile si aggira intorno tra 4.000-4.500 euro, per cui ogni mese, diciamo, abbiamo circa 30.000 euro grosso modo che cumuliamo. Al momento sono su un conto cointestato a 7, perché noi abbiamo richiesto l'apertura di un fondo regionale, che ancora crediamo che sia il pubblico che debba gestire poi i fondi che vanno per il microcredito o per comunque aiutare. Noi ci crediamo in questo, per cui abbiamo richiesto l'apertura di un fondo. Molti di voi già lo sanno, che abbiamo detto in svariate occasioni, ce l'hanno rifiutato dicendo che così si metteva in evidenza chi erano i buoni e chi erano i cattivi, chiaramente, no? Perché poi su questo fondo anche gli altri consiglieri erano liberi di riversare una parte delle loro indennità, della loro busta paga. Questo per quanto riguarda questo argomento qui. Poi per quanto riguarda la comunicazione invece, abbiamo naturalmente un sito che purtroppo per motivi di funzionalità non coincide con la pagina sul sito di Beppegrillo.it. Anche lì abbiamo uno spazio come tutti, diciamo, portavoce eventi, però lo vediamo un po' più per gli interventi, diciamo, più importanti. Però il nostro sito, che è Lazio5Stelle con il numero.it, lì trovate tutti gli atti che abbiamo consegnato, gli atti legislativi, quindi dalle proposte di legge, mozioni, risoluzioni, interrogazioni, eccetera. Trovate il dettaglio della nostra restituzione, delle nostre buste paga, e trovate tutta una serie di informazioni su di noi, quello che facciamo. Tra l'altro Davide ha appena finito il suo mandato di 8 mesi come capogruppo, e io sono stata, diciamo, eletta come capogruppo in seconda battuta, quindi fino a luglio ci sono io. Il gruppo non mi ascolta molto, però insomma io cerco di fare il mio meglio, con la frusta magari funzionerà più appropriatamente prossimamente. E poi per quanto riguarda le altre cose su cui stiamo lavorando, al momento stiamo andando verso il bilancio anche noi. Noi il bilancio 2013 l'avevamo già chiuso quest'estate, e adesso stiamo per fare, insomma, la nostra tornata 2014-2016, e ci sono un sacco di documenti da analizzare, un sacco di documenti da vendare, per cui insomma chiediamo la nostra collaborazione. Chiunque fosse avvezzo ad analizzare questo tipo di carte ci può contattare, insomma ci sentiamo, ne parliamo, noi saremo veramente felici di fare questa cosa. Un'ultima cosa, noi possiamo indire anche dei consigli straordinari, l'abbiamo già fatto 2 volte, una volta è stato per quanto riguarda la sanità, quindi il tema che ha vagliato Davide, ovviamente delle risoluzioni di cui si è parlato, quelle che facevano poco da loro, le hanno approvate, quelle che erano scopo, perché comunque non andavano all'aria al sistema perverso di dirigenti, di clientelismo, eccetera, non le hanno approvate. Quindi insomma, diciamo, come minoranza ovviamente si sa, insomma, se non si hanno i numeri si può cercare di convincere la maggioranza a fare le cose, ma non si può costringerla. E l'altro consiglio straordinario che abbiamo fatto è stato quello sui rifiuti,
Anche lì, durante il consiglio stesso, abbiamo scoperto che si stava cercando di portare i rifiuti di Roma fuori dal comune di Roma, in provincia, e quindi insomma, diciamo, la situazione anche questa di un sacco di bugie, di rimpalli, di responsabilità, cioè il commissario che dice la colpa della regione, di Civita, Civita che dice la colpa del commissario, poi c'è la colpa del Ministero dell'Ambiente, insomma non si capisce bene di chi sia la responsabilità. Fatto sta che loro si sono, questa giunta regionale si è gloriata del fatto di aver chiuso Malagrotta, ma per noi, da quello che vediamo, perché noi siamo molto vicini al sito di Malagrotta, la situazione sta continuando ad andare avanti e questo è un grosso, importante nodo che riguarda il nostro comune, il comune di Roma. E avevo intenzione di richiedere anche un consiglio straordinario sui trasporti, però per essere collaborativi e non mettere i bastoni tra le ruote al bilancio, che è adesso in fase di organizzazione, abbiamo deciso di posticiparlo e quindi a gennaio ci sarà questo consiglio straordinario sui trasporti dove si parlerà dalla metro C all'ADAC, alle ciclabili, insomma veramente molto vasto come argomento. Poi nel corso della giornata di oggi, se volete sapere delle altre cose su di noi, su quello che facciamo, su tematiche specifiche, noi siamo qua, chiedendoci pure tutto quello che volete. Un abbraccio a tutti e un buon proseguimento di giornata. Io parlo sulla concessione sulla giornata prima di dare la parola ai comunali, mi invito veramente alla partecipazione perché spesso si parla del Parlamento, del Comune, del Municipio, ma la Regione è sempre dimenticata. In realtà noi facciamo leggi molto importanti, dai trasporti all'ambiente ma anche alla sanità, quindi ho bisogno veramente di avere un canale diretto sia con tutti i gruppi attivi, con gli attivisti, ma anche con Comune, Parlamento e Municipi, perché spesso noi ci attiviamo con questi contatti diretti su casi specifici. Le visite ispettive negli ospedali, per esempio, già con i parlamentari sta facendo questa attività congiunta, oppure su Malagrotta, eccetera. Quindi stimoliamo magari nel prossimo futuro anche rapporti diretti proprio sulle varie cartolizzazioni, queste attività su cui possiamo lavorare su vari livelli. E l'ultima cosa, abbiamo tavoli di lavoro regionali che sono molto attivi, anche qua abbiamo necessità di discutere le leggi che proponiamo in regione, interrogazioni e mozioni con gli attivisti, quindi abbiamo questi tavoli di lavoro che sono attivi sia in rete sia con riunioni periodiche, quindi invito tutti a partecipare perché solo con questo strumento sempre attivo possiamo essere veramente portavoce, non portavoce di noi stessi, quindi è veramente importante. Ok, grazie mille. Grazie Davide, grazie Silvana. Un'annunciazione per coloro che ci seguono in streaming, potete porre domande, scrivere direttamente lo streaming, risponderemo live. Apriamo lo spazio ai portavoce comunali. Gli argomenti sono stati anticipati. Prego, Marcello, Daniele, Enrico. X Factor. Allora, ciao a tutti, Marcello De Vito. Intanto mi ricollego a quello che ho sentito dire da Paola e Roberta inizialmente sulla opportunità di fare molto più spesso riunioni di questo tipo. In effetti nell'ultimo anno c'è stato poco tempo, visto il numero di eventi che ci sono stati. Io ricordo che proprio questo weekend, esattamente un anno fa, abbiamo iniziato a raccogliere decine di migliaia di firme. Ricordo che a casa mia c'erano proprio pile e pacchi di firme, stavo lì a vedere municipio per municipio, poste che portavano armi di firme, mille a weekend, quindi insomma sono successe tante cose. Allora abbiamo messo dentro 163 portavoce in Parlamento, 7 regioni, 4 in comune, 29 nei municipi. Noi dal 1 luglio ci siamo buttati a capofitto in questa esperienza bellissima ed intensa. Abbiamo creato un ottimo gruppo di lavoro con i nostri tavoli di lavoro, che ringrazio, in particolare vedo qui Andrea Mazzillo del tavolo bilancio, che ha prodotto 185 emendamenti che abbiamo presentato al bilancio, alcuni di questi passati. Emendamenti in ordine del giorno. Sì,
dicevo, ci siamo buttati a capofitto, tutti e quattro abbiamo, solo per dire un dato che penso renda l'evidenza, dei circa 40 consigli che ci sono stati fino ad oggi, abbiamo tutti e quattro il 100% delle presenze, quindi questo renda la misura, credo, dell'impegno che ci stiamo mettendo. È opportuna questa riunione di oggi anche per cogliere quelli che sono i vostri spunti, anche perché diciamo noi abbiamo visto in questi mesi quelli che potrebbero essere i metodi per ottimizzare il nostro lavoro. Ad esempio abbiamo creato appunto questo, avendo creato questi tavoli di lavoro che ci stanno dando un supporto importantissimo in tutte le materie, avevamo pensato di fare questo nuovo forum che sia appunto uno strumento tecnico appunto per agevolare e consentire il miglior rapporto possibile da parte dei tavoli di lavoro. Questo perché ci siamo resi conto che il precedente forum, diciamo, non ha prodotto tanti atti. Tra le varie mozioni che abbiamo fatto, infatti, l'unica, diciamo, che abbiamo realizzato sul precedente forum è stata appunto quella per la risoluzione dei contratti molto onerosi di affitto di Via delle Vergini e Largo Rina. In questi mesi abbiamo prodotto un numero importante di atti, ora ne parleranno anche loro singolarmente riguardo alle varie materie. Abbiamo fatto passare più di 20 mozioni, abbiamo fatto più di 40 interrogazioni, abbiamo fatto alcuni accessi importanti, sentivo anche tanti riguardo ad alcune materie strategiche, ora ne parleremo. Riguardo alle varie mozioni, solo per citarne alcune, siamo stati, anzi anche proposti delibera, siamo stati i primi con Daniele e Virginia che hanno presentato a Roma una proposta di delibera per le unioni civili, attualmente se ne sta presentando una in maniera condivisa anche con altri gruppi. Abbiamo presentato una mozione importante riguardo alla riduzione dei costi ARAC, quindi è un'azienda strategica su cui ci stiamo impegnando tantissimo, quindi per la riduzione del numero dei dirigenti oppure per aumentare il numero dei controlli su ARAC e sui mezzi, visto che ARAC registra un'evasione importante e consistente per circa il 30-40%, solo quella sarebbe in grado di rimettere in sesto i bilanci di ARAC. Abbiamo fatto una mozione per l'avvio del censimento del patrimonio di Roma Capitale, riguardo all'acqua pubblica abbiamo fatto passare due mozioni importanti, visto che con la collaborazione di Federica e del CRAP, visto che alcuni condomini in ottemperanza a quelli che erano i referendum del 2011 hanno iniziato una campagna di obbedienza civile, vale a dire hanno cominciato a pagare le bollette detraendo la percentuale di utile. Acera ha iniziato a staccare l'utenza, abbiamo fatto due mozioni con le quali appunto abbiamo impegnato sindaco e giunta, ci siamo riusciti a far riattaccare le utenze, quindi siamo impegnati su questo fronte. La mozione per la promozione degli orti urbani, la mozione per il piano d'azione di energia sostenibile, la mozione cui facevo riferimento prima, anche questa è riuscita visto che sono stati risolti i contratti con cui abbiamo impegnato sindaco e giunta a risolvere i contratti di affitto a Via delle Vergini dell'Albolonia. Contratti onerosissimi, faccio anche presente che il titolare della Nuova Scarpellini il giorno dopo ci ha contattato con i nostri uffici volendoci dimostrare che questi contratti in realtà non erano onerosi, dai suoi stessi conteggi gli abbiamo dimostrato che il costo di affitto era di 30 euro al metro quadro, roba che se andiamo a affittare un appartamento lo affittiamo a meno. Abbiamo fatto con la collaborazione del terzo municipio, ha approvato una mozione molto importante sulla centralità urbana Bufalotta, visto che Alemanno con atto di giunta aveva trasformato la destinazione urbanistica del 30% da non residenziale a residenziale, questo facendosi carico sostanzialmente di interessi privati, quindi è una cosa assurda, l'amministrazione si fa carico di interessi privati visto che diceva e la motivava con il fatto che era difficile vendere sul mercato con un residenziale. La mozione con l'articolo sul potenziamento del servizio di prenotazione taxi 060609, la mozione per l'introduzione del biglietto elettronico in ARAC e molte altre. Abbiamo due pagine di mozioni approvate che non riportano quelle dell'ultimo mese, incluso quella al bilancio in cui abbiamo fatto approvare un ordine del giorno
diciamo contro la categoria degli arrostari, per fare in modo che questo importo di concessione risibile veramente tra i 200 e i 270 euro che pagano all'anno sia commisurato in realtà all'entità effettiva delle entrate percepite, che sono cospicue, poi come vi dirà Enrico, abbiamo fatto diverse interrogazioni importanti ed anche molti accessi agli atti che sicuramente daranno i loro frutti e faremo anche noi le segnalazioni. Uno molto importante, ad esempio, li stiamo facendo riguardo al metro C, dopo sicuramente rilevato delle anomalie che faremo presenti agli organi competenti, in particolare riguardo all'ultimo accordo che è stato fatto per il pagamento di 250 milioni di riserve. Abbiamo fatto anche una mozione per accelerare il rito per stoppare l'opera a San Giovanni, mozione su cui il PD ci ha votato contro, e l'altro giorno ci siamo tolti la soddisfazione di far fare una brutta figura al consigliere del PD De Luca, che appunto in un convegno diceva che a loro avviso l'opera doveva essere stoppata a San Giovanni. Quindi abbiamo fatto presente in questo convegno la presenza delle associazioni nominati, l'esito di quella nostra mozione, dandogli anche l'estratto dei voti. Abbiamo fatto altri accessi agli atti riguardo ai debiti fuori bilancio, perché non è vero quello che dice Alemanno, vale a dire che questo squilibrio di 800 milioni sia derivato esclusivamente dalla riduzione dei trasferimenti statali, che c'è stata ma soltanto per 500 milioni. Andandoci a sbucciare quel bilancio abbiamo visto per esempio che ci sono 56 milioni di debiti fuori bilancio, oppure 24 persone urgenze, oppure 15 su perdita farmaca. Il Comune di Roma è riuscito a perdere anche con le farmacie, con 43 farmacie comunali, ha speso 68 e ha incassato 53, altri 10 milioni per gli aumenti degli affitti. Quindi ci siamo spulciati quelle voci. Ad esempio abbiamo rilevato alcuni debiti fuori bilancio, tipo pagamenti di consulenze per 500.000 euro, assolutamente anomali, sprovvisti degli atti prodromici. Anche su quello abbiamo fatto accesso agli atti, e sicuramente anche quello lo porteremo all'attenzione degli organi competenti. Riguardo una questione invece su cui ho trovato un banco, Virginia, su cui ci si sta aprendo un fronte, sugli incarichi dati esternamente da parte di Assicurazioni di Roma, sui risarcimenti dati da Assicurazioni di Roma, anche su quello abbiamo fatto un maxi accesso agli atti, su cui evidentemente non ci stanno rispondendo. Questo lavoro lo stiamo sostanzialmente facendo con i tavoli di lavoro. Abbiamo creato questo sistema che sta funzionando bene. Qua c'è Andrea Marzillo del tavolo economia, che è stato l'estensore dei 200 circa emendamenti al bilancio, emendamenti di ordini del giorno. La nostra intenzione era appunto di raccogliere anche quelle che erano le vostre proposte per ottimizzarlo. Noi saremmo ed avremmo creato questo forum, appunto che sia un forum esclusivamente tecnico e di supporto, in cui i tavoli di lavoro possano contribuire nuovamente alla stesura, alla modifica, alla redazione degli atti che noi come portavoce porteremo in consiglio nell'assemblea capitolina. Quindi anch'io, come ha detto Paola, anche noi siamo qui per raccogliere quelle che sono le vostre proposte. Grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie a chi ha organizzato oggi questo incontro, grazie a voi tutti di essere qui, e mi collego anch'io a quello che dicevano gli altri prima di me, l'importanza di questi incontri. Abbiamo vissuto quest'ultimo anno e questi ultimi 6 mesi, nel caso nostro, ormai 8 mesi, molto velocemente, molto intensamente, però assolutamente abbiamo bisogno di fermarci e riflettere, e questo farlo attraverso questo meccanismo, cioè riprendere, io propongo già da gennaio, con una nuova assemblea generale. Oggi magari, che da un po' che non ci vediamo, ci stiamo un po' dilungando noi portavoce, dalla prossima volta si può invertire il paradigma, e quindi un altro evento organizzato sempre da attivisti per riprendere periodicamente il nostro dialogo. Su Roma, 3 cose mi vengono in mente da dire, sulle quali stiamo lavorando. Stiamo lavorando sempre, devo dire, in gruppo, facendo gruppo noi quattro, ma
con i municipali che fanno un lavoro fondamentale nel territorio. Teniamo conto che Roma è una realtà particolare, è il comune che ha il più alto numero di portavoce comunali e municipali, siamo 33, quindi più di Parma e più di altre città. Se poi aggiungiamo anche la campagna regionale e parlamentare, Roma è effettivamente una città molto complessa anche per il Movimento 5 Stelle, quindi vi chiediamo scusa anche per gli errori che abbiamo commesso anche in termini di comunicazione in questi 6 mesi. Ecco, grazie all'Assemblea, secondo me, grazie agli interventi di oggi e delle successive, vogliamo sicuramente migliorare e migliorarci. 3 cose, dicevo, lavoriamo molto a squadra e anche con i tavoli di lavoro. Questo devo dire un grande ringraziamento ai tavoli del patrimonio urbanistico, anche per la revisione della spesa e altri che ci stanno aiutando tantissimo. Attenzione, non ci danno solo il supporto, il sostegno, si tratta anche di indirizzo, di controllo, di verifica, di rettifica, questo è molto importante. 3 cose molto rapidamente. Patrimonio immobiliare, da cittadino quando anni fa sentivo sui media, sui giornali parlare del patrimonio immobiliare di Roma, lo percepivo come un'entità astratta che poco ha a che fare con la vita reale. Invece in realtà abbiamo visto, documenti alla mano, che gestire correttamente il patrimonio, cioè gli immobili, le case che noi possediamo attraverso il comune, se lo gestissimo correttamente, questo avrebbe un impatto positivo sulla nostra vita in termini di meno tasse, più servizi, più posti di lavoro, più case per chi ne ha bisogno e sicuramente periferie migliori. Ecco, noi stiamo lavorando moltissimo sulle delibere che hanno a che fare con il patrimonio. Ci opporremo fortemente, già lo stiamo facendo in commissione, alla vendita del patrimonio immobiliare, anche perché a tutti gli effetti sarà una svendita. Su questo lavoriamo molto anche con regionali e con parlamentari, oltre che ovviamente con i municipali. Altra cosa, quindi su questo già da gennaio è un aggiornamento importante. Un'altra cosa, noi abbiamo la presidenza della commissione speciale per la revisione della spesa. In questi primi mesi abbiamo ascoltato assessori, dirigenti, eccetera, abbiamo rilevato sprechi, ma sprechi veramente di buttare i soldi, prendere cassette piene di decine di milioni di euro e bruciarli. Questo sta accadendo, noi li stiamo rilevando, collezionando e da gennaio aggrederemo il problema e sicuramente anche di questo avrete notizie. Anzi, la prossima assemblea generale, il mio intervento molto breve sarà esclusivamente su come faremo a recuperare questi decine di milioni di euro, anzi centinaia di milioni di euro. Ultima cosa, e questo la dice lunga, siccome lavorano i giornali, anche quelli che dovrebbero essere i nostri amici, quanti di noi, qua siamo tutti quanti del movimento, vicini al movimento, quanti sanno che il Movimento 5 Stelle di Roma ha salvato il parco archeologico più importante al mondo, quello della Pia Antica, da una speculazione? Questo è accaduto 3 settimane fa. Quanti di voi l'hanno saputo? Vedo qualcuno che alza la mano, ma diciamo, qua siamo 200, mi comunica, qualcuno si deve parte in causa. Ebbene, noi per le nostre denunce, partite municipali, comunali, abbiamo avviato un'attività che ha portato al sequestro di un'area di 22 ettari che sta nel parco più importante del mondo, che è quello della Pia Antica. I giornali non hanno parlato, come la stampa, ma solamente dei giornali locali, che ovviamente hanno fatto qualche trafiletto. Ecco, anche su questo, in particolare la principale, grazie. Grazie, eccomi, pronta per X Factor. Allora, sono Virginia Raggi, io mi occupo delle commissioni cultura, politiche sociali e della salute e scuola. In più sono nella commissione delle lette e nella commissione Roma Capitale. Marcello direi che ha fatto un elenco, insomma, abbastanza ampio, un po' di tutto quello che abbiamo fatto, quindi magari io non mi soffermo troppo sul contenuto, insomma, poi si può leggere anche su internet, su forum. E ovviamente questo è un impegno che noi ci prendiamo, quello di cercare di pubblicizzare al massimo su tutti i nostri canali la nostra attività, perché il nostro scopo è stato quello di portare dei cittadini all'interno delle istituzioni,
in modo da realizzare quella che per noi è la partecipazione alla vita democratica, una partecipazione diretta, e allo stesso tempo dobbiamo fare informazione, dobbiamo fare trasparenza. Quindi da un lato noi ci impegniamo, lo facciamo ma possiamo sicuramente migliorare, ci impegniamo a fare trasparenza pubblicizzando al massimo tutto quello che facciamo, tutto quello di cui veniamo a conoscenza. Dall'altro chiediamo a tutti di partecipare e di non mollare mai. Il fatto che, come diceva Daniele, noi siamo 33 in comune è un dato fantastico, però in realtà in tutte le assemblee siamo sempre la sparuta minoranza, questo è evidente. Il che significa anche che nonostante noi presentiamo mozioni, anche proposte di delibera che le altre forze politiche ritengono interessanti, di fatto ce le bocciano. Noi quasi tutte le mozioni che presentiamo ci dicono belle, ma perché non le ritirate e ci lavoriamo insieme? Questo è praticamente il loro leitmotiv. Poi ovviamente questo non si fa, insomma, in pochissimi casi, come è stato per la proposta di delibera sull'istituzione del registro delle unioni civili, che era nel nostro programma. Altre forze politiche si sono aggregate, hanno presentato le loro proposte e noi, senza ritirare la nostra, che per noi quella era un'assicurazione, abbiamo accettato di lavorare congiuntamente su un testo che a nostro avviso, insomma, è un ottimo testo. Però rendiamoci conto che purtroppo molto spesso noi vedremo e tante volte chiudersi in faccia a noi, questo però non deve essere un motivo di come dire, di scoraggiamento. Non ci dobbiamo scoraggiare, perché noi sappiamo che la nostra missione è quella di fare luce sulle loro inefficienze, sulle loro diciamo incongruità, volendo utilizzare un termine volutamente generico, sulle loro incapacità peraltro di realizzare l'interesse e il bene dei cittadini. Lo sappiamo, era la nostra missione, è la nostra missione, deve continuare ad esserlo, quindi supportateci anche se pensate che non stiamo andando bene. Non è così, stiamo andando benissimo, stiamo facendo un lavoro pazzesco, e tutte le volte che ovviamente ci chiuderanno una porta in faccia, noi continueremo a bussare, cercheremo di buttarne giù altre. Il fatto che ogni volta che siamo in consiglio noi riprendiamo con i nostri telefonini, e spesso i giornali peraltro riprendono i nostri video, per noi è, sì, giornali, anche Sky, cioè per noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che stiamo comunque realizzando un piccolo aspetto della trasparenza, e di fatto si incavolano tutti con noi. Ah, voi sempre col telefonino? Sì, noi sempre col telefonino. Così facciamo vedere effettivamente che cosa fate, facciamo vedere effettivamente come realizzate l'interesse dei cittadini o come dite di farlo. Quindi questo è fondamentale. Tutte le volte in cui peraltro ritenete che non stiamo andando bene, fatecelo sapere, perché la direzione la stiamo costruendo insieme, è la primissima esperienza per tutti noi che siamo nelle istituzioni, voi che siete fuori, cioè dobbiamo agire, come dire, aggiustare il tiro via via che camminiamo, cercare di capire se la direzione è giusta, se possiamo migliorare, dobbiamo sempre migliorarci. Peraltro, oltre alle assemblee generali, che appunto prima facevamo con cadenza mensile e adesso abbiamo un po' sospeso, vi ricordo sempre che noi facciamo anche delle aula circa una volta al mese, anche due volte al mese, e le facciamo all'interno di tutti i municipi di Roma. Il municipio si organizza e ci invita. Invitateci, noi veniamo stravolentieri a parlare di quello che facciamo con voi e con i cittadini. Facciamoci vedere, oltre agli info point, facciamo anche delle aula nelle quali possiamo interagire direttamente con i cittadini, perché spesso vediamo i volti stupidi di queste persone, perché non si aspettano che dei politici possano parlare così alla pari con loro, come se noi fossimo chissà cosa, cioè siamo cittadini che vogliono portare le istanze dei cittadini nelle istituzioni. Quindi il fatto che loro si possano rapportare direttamente con noi, per loro è una cosa fuori dal mondo, ecco, non deve diventare, cioè non deve essere una cosa fuori dal mondo, deve diventare il modo normale di fare politica, perché è questo quello che vogliamo portare i cittadini e le loro richieste all'interno delle istituzioni. Quindi organizzare, so che sono state organizzate le cene, io sono stata invitata a una cena di persone in parte del movimento e in parte no, sono delle occasioni preziosissime che noi non dobbiamo gettare, che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Ogni occasione di contatto per persone anche che votano in maniera diversa, anche che la pensano in maniera diversa, non è importante, ogni occasione di contatto e di scambio è fondamentale per riuscire a interagire con le persone. Quindi vi chiedo, insomma, di non essere timidi e di
grazie a voi. Grazie a voi se siamo qui e grazie a voi se andiamo avanti. Quindi non siate timidi e mi raccomando, facciamoci conoscere. Facciamo iniziative per farci conoscere. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Niente, io non so, io dico sempre, sono molto felice stamattina, oddio, devo dire mentre arrivavo qua no, perché io avevo tutta la parte di Roma, la bella da Verzana, però arrivato qua adesso sono abbastanza contento e felice, soprattutto perché, lo sottolineo, noi siamo un gruppo fantastico, lo siamo noi quattro, lo siamo noi, tutta la comunità, la community romana che sta portando avanti i lavori in questi mesi, perché sicuramente non è facile, gli argomenti sono tanti, la città è vasta, i problemi sono molteplici, poi devo dire che ecco, mettere in piedi eventi come questo, ringraziando ancora una volta chi li ha organizzati, vuol dire che c'è una certa voglia di fare qualcosa, poi ovviamente quando si fa inevitabilmente si sbaglia, la prossima volta magari si può migliorare, ma inevitabilmente quando si creano queste occasioni di incontro ce n'è sempre da guadagnare per tutti. E per quanto riguarda la nostra attività di portavoce, parto da un episodio, uno dei tanti che sono accaduti in questi mesi e che poi, come diceva Daniele, il problema è che questi mesi sono corsi talmente veloci che è veramente difficile ricostruire un po' tutto. Io infatti spero in queste, diciamo così, in questa breve pausa natalizia di mettermi un attimino seduto e rianalizzare con calma, quasi da distaccare dall'esterno quanto è accaduto. Perché poi quando sei dentro, insegui un po' gli eventi, le commissioni, gli incontri e quant'altro, non ti rendi conto. E allora io adesso che una volta fatto il bilancio, ho aspettato perché non si sapeva qui se crollava il comune oppure se si andava avanti, ho cominciato a sistemare la mia stanza, il mio ufficio che ricordo a tutti è in Via delle Vergini, non il mio, il nostro, quello del gruppo Capitolino, quindi anzi veniteci a trovare vicino alla metro, si scende al Barberino, siamo al quarto piano, qualsiasi cosa siamo lì. E sistemando la mia parete ho attaccato un foglio in cui c'era scritto, rimandava a un gruppo Facebook ATAC in cui gli appartenenti a questo gruppo, principalmente autisti e quant'altro, hanno scritto: le commissioni mobilità sono pubbliche, i consiglieri del Movimento 5 Stelle ci invitano a partecipare. Io perché l'ho attaccata là? Perché già questa è la nostra vittoria, già questo è un aver scardinato il sistema, perché il sistema fino a 6 mesi fa si basava sulla segretezza, sul stare nascosti dentro le stanze, sul tanto non ci vede nessuno e possiamo fare quello che ci pare. Questo successe quando quelle settimane fa il tema ATAC era un po', lo è ancora ovviamente, ma all'epoca era ancora in più su tutti i giornali per via di varie proteste e quant'altro. E quindi c'era questa commissione mobilità in cui si parlava di ATAC che io tutti i contatti tramite Facebook, tramite mail che mi venivano le richieste di contatto che mi arrivavano, io gli dicevo: ragazzi, le commissioni sono pubbliche, venite a vedere voi stessi con i vostri occhi quello che succede e quello che fanno coloro che vi vorrebbero rappresentare, perché poi nel caso specifico in quella commissione c'è l'audizione dei sindacati poi dei sindacati della Triplice, in sostanza, quindi ho detto venite voi. E allora quella mattina arrivo in commissione, il personale della commissione, i dipendenti che lavorano nella commissione mobilità, tutti preoccupati, mi stampano questo messaggio che gli autisti hanno messo nel gruppo Facebook dicendo: ma praticamente facendomi capire, ma che ti sei impazzito, cioè che cosa vuoi fare qui, la rivoluzione stamattina dentro una commissione? Io gli ho detto: ragazzi, ma è che le commissioni sono pubbliche, così come l'assemblea dei capitoli, gli ho detto semplicemente alle persone: venite a vedere cosa succede. E mi hanno guardato come se mi avessi scombinato tutti i piani, come se io avessi aizzato la rivoluzione quel giorno. Poi infatti in realtà non è successo nulla, nel senso semplicemente 20 cittadini, 20 lavoratori ATAC sono andati in commissione, hanno visto con i loro occhi quello che stava accadendo e hanno avuto anche fortunatamente la possibilità di parlare e di dire il loro punto di vista. Quindi per dire, come noi ovviamente siamo in minoranza, è difficile perché poi si scagliano tutti contro di noi, quando ci sono temi importanti ovviamente veniamo messi in disparte tanto dalla presunta destra quanto dalla presunta sinistra, però la nostra vittoria già per me vuol dire tantissimo e è uno stimolo immenso ad andare avanti, perché quando tu riesci a portare dentro le persone, a scardinare un sistema che era e è purtroppo ancora oggi incentrato sul
sulla conoscenza per pochi, proprio per una fondamentale della nostra società, cioè quanto più informazione è tenuta nascosta o quanto più faccio disinformazione e più posso manipolare le persone. Il fatto che noi rompiamo questa barriera e mettiamo in contatto diretto i cittadini, i lavoratori, i portatori di interessi, diciamo così, con chi rappresenta e con quello che dovrebbe aggiustare, diciamo così, le cose, noi già abbiamo vinto e abbiamo raggiunto un primo importante scopo non fondamentale. Questo poi per quanto riguarda, diciamo così, la partecipazione, chiamiamola esterna, c'è poi un aspetto molto importante di partecipazione, diciamo così, interna, che sono i lavori che portiamo avanti quasi quotidianamente con i tavoli di lavoro, con i portavoce municipali, con i simpatizzanti, con gli attivisti, che alimentano un flusso di proposte, di informazioni, che poi noi riusciamo, grazie all'orizzontalità del Movimento 5 Stelle, che è un altro aspetto che mi sento di dire solo noi abbiamo, quando noi con i nostri colleghi, diciamo così, consiglieri comunali, magari parliamo del rapporto che abbiamo con altri deputati, altri senatori o anche stesso con i nostri portavoce municipali, lì vediamo proprio come il Movimento 5 Stelle, quando Grillo dice noi non abbiamo nulla a che spartirci con gli altri partiti, perché siamo proprio in un modo diverso di ragionare, è vero, lo vedi quando affrontiamo i problemi. PD e PDL sono uguali dal mio punto di vista, perché fanno parte di uno stesso identico sistema e lavorano per mantenerlo. Poi ci può essere il personaggio più o meno onesto della rete, dove più da una parte che dall'altra, ma loro comunque lavorano per un tipo di sistema che a me non sta più bene, che è quello della delega, dell'arrivare a un qualcosa solamente per conoscenza diretta. Noi ci siamo scontrati anche in questo periodo di bilancio, perché c'era questa famosa questione che fino anche in gennaio della manovra Paola. Qui Sergio Rizzo ha fatto quell'articolo in cui dice 50.000 euro al consigliere comunale. Devo dire una cosa che poi c'era a Cristallo, che a noi ci arrivavano mail dicendo ma questi 50.000 euro spiegateci, che poi non è proprio, vediamo un discorso che parliamo un altro linguaggio, cioè per noi sarebbe proprio improponibile una cosa del genere. E quindi noi parlando con gli altri vari capi gruppo e quant'altro, diciamo, secondo noi questo metodo è un po' sbagliato, perché non esiste che i problemi vengono risolti in maniera clientelare perché il singolo consigliere dirotta quei 50, 100, 200 mila euro sui problemi, perché in questo modo non si fa che alimentare il voto di scambio, la preferenza e quant'altro. E mi avvio a chiudere, ci provo. I problemi vanno risolti con la partecipazione di tutti i cittadini, perché se io nella strada dove abito non ho il consigliere comunale al quale affidarmi per dirgli fai riparare la strada, che vuol dire che la mia strada non sarà mai riparata. Quindi è proprio un sistema che loro non sta in piedi, e quindi noi ci siamo trovati, invece loro si continuano a dire no, è giusto, è importante, perché se tu vuoi dirottare i soldi su questo piuttosto che su quest'altro. E noi abbiamo detto, signore, qui non è che lo decidiamo noi dove dirottare i soldi o dove ne siamo. Io anche questa frase la ripeto sempre, siamo alla punta dell'iceberg, cioè dietro di noi ci sono centinaia di migliaia di cittadini che devono loro gestire indirettamente quelle che sono le risorse, piuttosto quelle che sono le proposte, piuttosto quelle che sono le idee. Noi siamo semplicemente l'anello finale che fino a qualche mese fa mancava per collegarli con le istituzioni. Faccio qualche altro esempio. I numerosi atti che noi abbiamo presentato, interrogazioni, mozioni, sto qua a parlo finché posso. I numerosi atti che abbiamo presentato, interrogazioni, mozioni, ovviamente non sono tutta a fare nel nostro sacco, perché altrimenti dovremmo stare, oddio, più o meno ci stiamo 24 ore su 24, ma forse anche 48 ore su 24 a scrivere, di leggere, di elaborare. Poi sono tutti gli atti, molti atti che abbiamo presentato. Almeno io personalmente, magari vado a prendere la lettera del comune di quartiere a cui non hanno risposto per 10 anni, la proposta del progetto che ha fatto quella dell'associazione su quel tema. Noi semplicemente gli diamo una chiave istituzionale, una chiave tra virgolette giuridica, e li inseriamo all'interno dell'assemblea di economia del comune di Roma. Questa è la nostra forza, che finalmente interagiamo con i cittadini. Ma soprattutto ci interagiamo 5 anni su 5, perché anche la politica interagisce con i cittadini, ma sempre negli ultimi 3 mesi elettorali. Invece noi questo non ci interessa minimamente, e anzi questo è il momento in cui stiamo spingendo di più. Infatti tutte le varie assemblee, eventi,
pulisci movimenti e quant'altro, perché sono la linfa vitale per poter ogni volta avere, diciamo così, le energie per andare avanti. Quindi ecco, mi avvio a concludere, visto che proprio sottolineo, mi piace parlare, quindi non lo nego a nessuno, anzi poi quando c'è stata la discussione del bilancio, che c'erano i vostri interventi in cui bisognava perdere tempo, insomma mi sono trovato molto, molto a mio agio. Comunque vi ringrazio, i nostri contatti li avete, insomma siamo in giro tutto oggi qui per questo luogo, e poi ecco, concludo veramente dicendo: noi una volta le assemblee cittadine facciamo una volta al mese, è bene riprendere questa abitudine, perché è una sana abitudine di confronto, perché poi quando si parla inevitabilmente si cresce. Quindi organizziamole, e come diceva Daniele prima, soprattutto invertendo il processo, facendo parlare più gli altri, che noi ascolteremo con vivo interesse per avere sempre più idee per migliorare la nostra città. Grazie. Grazie, ultimi 30 secondi, sicuramente Enrico Stefano sarà un ottimo avvocato. Sempre sulla partecipazione vi volevo informare di una cosa. Noi abbiamo aperto anche le sale consiliari ai cittadini e agli incontri tra gli stessi. Vi ricordo infatti che i palazzi dei gruppi, che per il comune sono Via delle Vergini e Largoloria, hanno delle sale riunioni che noi mettiamo a disposizione dei cittadini, dei tavoli di lavoro, dei gruppi di lavoro, per cui basta contattarci, chiederci la disponibilità della sala per il tal giorno, la tal ora, e noi prenotiamo e la apriamo per voi. Come avevamo detto nel programma, stiamo facendo. Peraltro spesso mettiamo anche a disposizione delle stanze nostre, dove per esempio a Via delle Vergini abbiamo delle stanze dove potete liberamente incontrarvi, quindi questo è insomma assolutamente scontato, forse non tutti lo sapevano, adesso lo sapete, insomma usateci in questo senso, a noi fa piacere. Una breve chiusura su poi quello che era il punto all'ordine del giorno, vale a dire questo gap che ci sta di informazione, quindi anche l'idea buona di fare un giornalino, gap di informazione che è impressionante, come dicevano, chissà quali giornali, quali media riportano tutti gli atti che abbiamo fatto passare in Consiglio Comunale, praticamente nessuno. Vi racconto un aneddoto che è l'evidenza di questo gap di informazione e della guerra che poi sostanzialmente ci viene fatta. Come sapete, il 30 novembre era il termine per approvare il bilancio, salvo proroga prefettizia. Noi quella sera, il 30 novembre, al bilancio non approvato, abbiamo immediatamente fatto mettere a verbale una nota, una pregiudiziale, abbiamo proprio scritta appena, dicendo dal 2 dicembre, poi il consiglio dovrà prendere il 2 dicembre, non si può fare questo consiglio, è illegittimo fin tanto che non c'è proroga da parte del prefetto. Quel giorno poi abbiamo presentato un'altra pregiudiziale, quindi abbiamo presentato praticamente la prima e la terza. La seconda è stata presentata domani, la quarta da Belviso. Andate a leggere i giornali di quel giorno. Di noi non c'è menzione, non ci considerano. Troverete una pregiudiziale di Aquilano che non esiste, non l'ha mai presentata. Quindi questo vi dà l'evidenza anche di come voi siete importanti e dovete collaborare in questo, ripostando, condividendo sui nostri canali, sulla rete, su Twitter, sui social, su Facebook, tutti i video. Voi dovete aiutarci a diffondere la verità di quello che succede nel Consiglio. Questa è la verità, andatevi a leggere i giornali, troverete la totale alterazione della verità. Quindi aiutatevi in questo momento. Grazie. Allora, volevo dire una cosa, per coloro che sono in streaming e anche per coloro che non ci sono, potete continuare a proporre le domande sullo streaming, coloro che sono qui possono chiedere al moderatore che gira col foglietto la prenotazione per compilare la vostra domanda, eccolo qui, con lui. Abbiamo ricevuto una prima domanda in streaming per le regionali, un attimo municipali se vogliamo vedere il questionamento proveniente dalla rete. Poi abbiamo Michelangelo e Maurizio Orpudi che hanno chiesto anche loro degli aggiornamenti su due macro argomenti.
che riportiamo a fine dell'intervento dei municipali perché fanno materia anche loro. Silvana, sei pronta? 100 persone streaming, pressoché 200 qui, quindi per il momento abbiamo 300 persone che seguono la signora. Però mi diceva l'amico Paolo che forse questa non è arrivata in streaming di qualcuno presente qui in sala. Comunque la leggo. Avete notizie relative ai rapporti tra parti delle istituzioni regionali con imprenditori legati alle organizzazioni criminali? Cosa è possibile fare per il Movimento 5 Stelle? Diciamo, questa è una domanda retorica perché i fatti ci dimostrano questa cosa. Ovviamente noi come regionali non possiamo prendere iniziative a meno di non avere delle prove effettive di quello che sta succedendo. Noi da parte nostra abbiamo fatto una richiesta d'accesso agli atti per verificare il percorso che ha portato all'assunzione di 19 altri dirigenti che prendono, diciamo, tra i 150 e i 250 mila euro l'anno, che sono pagati con le tasche dei cittadini, e sono delle figure molto nebulose, sono delle figure che resistono a tutti i cambiamenti di legislature, di consigliature, e figure che vengono da zone che sono ad alto rischio di criminalità organizzata in taluni casi. Ad esempio in regione abbiamo un'alta concentrazione di persone dipendenti provenienti dalla zona di Fondi, che è una zona insomma ben nota, credo, all'opinione pubblica, una di quelle zone dove tra l'altro il pentito di Camorra Schiavone ha rivelato esserci degli intralazzi molto molto seri tra politica, imprenditoria e criminalità organizzata per quanto riguarda lo sversamento dei rifiuti tossici, così come in Campania, nella provincia di Caserta, anche in provincia di Latina ci sarebbe questo problema. Per cui sì, naturalmente le infiltrazioni ci sono molto serie, partono dal livello locale, passano attraverso il livello regionale e se ne vanno direttamente al Parlamento, perché i referenti di questi signori che stanno in regione adesso sono in Parlamento, sono in Senato principalmente, credo, forse anche alla Camera, e poi dalla regione a scendere comunque ci sono i vari referenti nei comuni della zona e del Lazio. E poi insomma la criminalità che arriva sul nostro litorale a partire da Formia, da Gaeta e a salire fino proprio al nord del Lazio, quindi Civitavecchia e Tarquinia, è assodato, le infiltrazioni della criminalità sono assodate e queste non possono che avvenire tramite una compiacenza o un lassismo da parte dei nostri amministratori. E vedremo insomma se troveremo nella nostra strada qualcosa di concreto su cui procedere, procederemo anche con denunce, con ricorsi e con esposti, come già stiamo facendo. Grazie Silvana. Allora, Carla Rocco ci ha chiamato, ha detto che ha la febbre, se riesce a riprendersi alle 14.30 viene a salutarci. E ho visto che c'è Alessandro Di Battista e Stefano Mignaroli, pronti, potete attendere un momento, ma un saluto lo farete, perché comunque un saluto lo farete magari dopo. Diamo la parola ai municipali, portavoce dei municipi. Eccoli qua, sono tantissimi ovviamente, coloro che interverranno non saranno ovviamente la totalità. Allora, mezzogiorno, ricordo a tutti quelli che ci seguono in streaming, fate le domande per la data risposta sul forum o durante l'assemblea. Anche per voi che siete qui stessa cosa, 25 minuti lasciamo, 5 minuti finali per rispondere alle domande che sono venute, va bene? Inizio io, parlo io e annuncio, insomma vi ripresento un attimo, c'è Giussi Campanini, Teresa Zotta, Carlo Raffarotti, Simone Proietti, Valentina Ingaretti, Giuliano Guidolo, Paolo Ferrara, Agnese Catigli, Veronica Vanni, Monica Lozzi, Alessandro Nero e Fabio Zucchina. Buongiorno. E io sono un po' battuto, ma è relativa la zona. Innanzitutto buongiorno. Volevo un attimo ripartire. Fabio, sposta un attimo che sei grosso.
Volevamo un attimo ripartire dall'ordine del giorno, perché volevamo esporvi anche quelle che sono un pochino le nostre necessità. Allora noi abbiamo indicato dei punti da mettere all'ordine del giorno e discutere oggi. Allora iniziamo a partire dal punto 2, dal giornalino. Ne aveva già accennato qualcuno, Daniele e tra gli altri. Allora noi abbiamo bisogno innanzitutto di far pubblicare quello che avviene nei municipi. La nostra idea era di fare una pagina, un foglio, una pagina a municipio, in modo da che tutti i municipi poi pubblicizzassero tutto, ossia tutto quello che noi facciamo da Tormaraccia in poi venga conosciuto da tutti i cittadini del comune. E questo si può fare solo con uno staff che ci segua, che segua tutti i lavori di tutti i municipi, chiaramente in sinergia con i singoli gruppi municipali. Noi faccio un piccolo preambolo, noi abbiamo deciso di fare questo intervento sull'ordine del giorno perché tanto i nostri lavori grosso modo li conoscete, facciamo le riunioni municipali in cui noi spieghiamo il nostro lavoro, è per questo che ripartiamo dai lavori, anche per non tediarvi troppo. Allora questa era l'idea di questo giornalino che ripercorra quelle che sono strettamente le tematiche romane, ossia il lavoro municipale di concerto anche con il lavoro dei nostri ragazzi in comune. Questo è fondamentale e per fare questo è fondamentale, necessario, la partecipazione di tutti e di uno staff che si occupi ad hoc di una redazione e di quant'altro per poi pubblicare e poi divulgare le nostre azioni. L'assistenza legale, terzo punto, quello che è stato detto poc'anzi sulle denunce da Silvana, sulla richiesta, certe volte ci troviamo a essere fermi, a essere costretti a fermarci, perché non possiamo andare oltre, ossia non abbiamo quella tutela che ci può permettere di fare iniziare un percorso di denuncia. Soprattutto l'utilizzo del forum, alcune azioni che noi possiamo fare, che noi potremmo fare, che stiamo scoprendo le magagne, il marcio non è solo in Danimarca ma è tanto nei municipi romani. Allora se noi avessimo uno staff, un gruppo legale che ci supporti e ci sopporti, soprattutto perché siamo noiosi e rompiscatole, a noi ci salverebbe tanto e farebbe sì che il movimento dovrebbe essere veramente un movimento oltre che di proposta, sulle nostre proposte che sono quelle che abbiamo nel nostro statuto, nella Carta di Firenze, eccetera, eccetera, ma anche quel movimento di denuncia sui mali che ci stanno e che conosciamo bene. Lo sappiamo tutti che ci sono le infiltrazioni della criminalità organizzata, sappiamo tutti che ci sono infiltrazioni d'acqua negli asili, sappiamo tutti che questa è una copia da Monica, sappiamo tutti che come siamo messi, sappiamo tutti che gli appalti sono tutti gestiti, diciamo in modo anomalo, in modo quanto stravagante, che le assunzioni dal più piccolo ufficio in poi sono tutte pilotate, lo sappiamo benissimo, ma per dirlo ci serve la copertura è solo legale, perché se no noi rischiamo. Chiaramente prima di rischiare del nostro, abbiate pazienza, garantiteci una copertura efficace. Cerchiamo di essere brevi anche per recuperare un po' di tempo, così andiamo a pranzo tutti, che ci abbiamo perso tutti i fame. Ho perso 3 minuti. Allora, concludiamo. L'ultimo punto è il punto 6, l'aggregazione per quadrante. Noi l'abbiamo già proposto, noi facciamo, l'ha detto prima mi sembra Roberta, facciamo già degli incontri a vari livelli. Tutti portavoce romani, tutti, dal municipale al parlamentare, tutti. Facciamo delle riunioni, degli incontri parlamentari, municipali e comunali, solo questi due. Poi facciamo anche degli incontri per quadranti. Abbiamo iniziato noi come quadrante di Roma Est, l'abbiamo proposto anche tanti perché stiamo sviluppando un'idea
per cui le problematiche magari se le portiamo insieme di concerto e ci lavoriamo sopra, possiamo fare qualcosa veramente di positivo per il territorio. Posso pensare all'asse di viabilità, per esempio, no? Le strutture sanitarie, se noi lavoriamo in quello specifico, magari una struttura sanitaria che si occupa di un'area, se la portiamo nel comune, nei municipi di pertinenza, forse riusciamo a dare una spinta in più perché quelle nostre proposte poi vengano accettate, vengano passate e poi vengano magari anche attuate, sempre che, come diceva Virginia prima, mi sembra, le nostre proposte poi non vengano bocciate a prescindere perché le porta il Movimento 5 Stelle, ma comunque confidiamo nella spinta anche dei cittadini. Noi appunto diciamo, questi erano i nostri, le nostre tre tematiche. Vi ricordo ancora, quello che ci preme fortemente, fortemente, è l'assistenza legale. Senza di quella noi non potremmo essere quel movimento di denuncia da cui siamo nati. Io mi ricordo il Meetup, quando nacque il Meetup di Roma, nacque come movimento, come associazione di denuncia. Mi ricordo con Roberta che sta lì seduta parlando con Alessandro Di Battista, che era un movimento di denuncia, partimmo come movimento di denuncia. Ritorniamo ad essere anche un movimento di denuncia, siamo entrati nelle stanze in cui si decide qualcosa, però non dimentichiamo da dove lasciamo. Passo la parola a Paolo, che ci consiglia l'ultima situazione di oggi. Grazie a tutti. Direi e vorrei sottolineare come queste persone che stanno qui, ma poi ci metto anch'io, all'interno delle istituzioni vivono una situazione, oltre che paradossale, molto complicata. Complicata, sono sicuro che saranno tutti d'accordo sul fatto che il municipio è l'ente di prossimità per eccellenza e per cui ci troviamo costantemente, tutti i giorni, a dover parlare. Questo capiterà anche ad altri livelli, però a dover parlare con i cittadini, ma di problematiche reali, vere. Oppure, voglio dire, la nonna che magari cade nella buca, il bambino disabile che deve essere portato in braccio perché non c'è l'ascensore, non c'è lo scivolo dell'asilo. Problemi veri e problemi continui tutti i giorni, per cui queste persone lavorano, la maggior parte, c'è chi non lavora e magari non può lavorare perché è impegnato in questo percorso. E impegnato tutto il giorno, per cui magari si accontenta dei 300 euro o dei 400 euro che gli arrivano nel giorno di presenza, c'è chi ha famiglia e comunque è impegnato appunto tutto il giorno e deve fare molte rinunce. Insomma, ci sono molte difficoltà all'interno di quello che è il panorama istituzionale dei municipi, per quello che riguarda comunque dei portavoce che secondo me poi lo fanno con una differenza sostanziale nei confronti degli altri partiti, ovvero lo fanno seriamente e lo fanno senza nulla pretendere. Questo secondo me è un elemento essenziale e importante da sottolineare. Ci siamo trovati a discutere un bilancio paradossale dove una maggioranza ha fatto fuoco e fiamme, si è impegnata a difendere un bilancio che non era il suo, ma era quello che aveva ostacolato precedentemente nella precedente amministrazione. Questo è il paradosso che viviamo un atteggiamento da parte dei partiti che è fine al consenso, al mantenimento delle poltrone, a gestire questa situazione che loro hanno creato e che loro si ritrovano, con la speranza che si possa adesso in questi giorni avvenire, cercare effettivamente di parlare di un bilancio serio, di un bilancio dove intervenire e fare proposte costruttive, così come abbiamo fatto fino adesso anche per quello che rimaneva, per poco che rimaneva all'interno del bilancio del 2013. Viviamo situazioni difficili, a Ossia, nello specifico, per la prima volta è stato contestato da parte dei magistrati l'813 bis, per cui dalla criminalità organizzata siamo passati alla mafia. Noi, e penso comunque anche negli altri municipi, penso che abbiamo raggiunto dei buoni obiettivi, perché comunque perlomeno abbiamo costretto questa gente a rincorrerci in qualche modo. Ci stanno venendo dietro, ogni volta che presentiamo qualcosa loro si attivano per poter mandarla avanti prima di noi. Non deve essere il movimento a presentarla, non possiamo permettere questo e per cui ci attiviamo. Per cui noi questo gioco l'abbiamo capito e facciamo in modo che loro ci vengano dietro. Adesso li vedremo ai fatti perché poi queste cose effettivamente tra poco devono raggiungerlo. Siamo un po' scettici su questo, però comunque li aspettiamo, saremo lì comunque a denunciare questa cosa se non accadrà. Noi a Ossia abbiamo il municipio 3, il municipio 10, abbiamo ottenuto alcuni successi importanti, per esempio l'annullamento del bando delle spiagge di Roma Capitale. Noi l'avevamo presentato all'inizio, subito dopo lo scandalo che comunque su tutti i giornali, su tutti i media nazionali
riguardante comunque le infiltrazioni all'interno dell'amministrazione di stampo mafioso addirittura, e avevamo proposto un aumento del bando, il bando è stato annullato, per cui per noi è successo questo. Abbiamo perseguito una serie di atti all'interno del municipio che comunque sono stati portati a buon fine, ma io sono sicuro che non poteva essere altrimenti. Quando tu presenti un ordine del giorno dove chiedi che all'interno del regolamento municipale venga inserito il principio di comunità e il discorso legato all'acqua come lo stato di bene comune, dopo che 26 milioni di italiani hanno votato, l'amministrazione non poteva non perseguire questa strada. Per cui facciamo anche una strategia che è quella comunque del buon senso e di costringere queste persone a portare avanti quello che poi è il potere dei cittadini, non è il potere nostro. Viviamo alcune difficoltà legate anche alla comunicazione, ma penso che comunque tutti insieme possiamo risolverle, possiamo fare rete, come sempre abbiamo detto, cercare di migliorarci. Io ritengo che a questo punto, vedendo quello che sta succedendo e come stiamo lavorando, i risultati si sono ottenuti, stiamo andando bene, non vedo grosse difficoltà e sono sicuro che se questo è stato un primo anno per noi, comunque era un ruolo della politica sperimentale, di approccio, io penso che nei prossimi anni si potrà fare molto bene a Roma e proprio comunque in collaborazione con quelli che sono gli altri enti, la regione, con il Parlamento. Mi auguro comunque da parte di tutti di una partecipazione. Non scordiamoci che io questa cosa la ribadisco sempre, che ognuno di noi conta uno, come diceva Beppe, se non lavora non conta nulla. Non conta nulla. Il merito non è nostro di quello che stiamo facendo, ma sicuramente dei cittadini che vengono aiutati, che lavorano con noi all'interno dei municipi. Io ho la speranza e spero che questo possa continuare e allargarsi ancora di più. Spero che troveremo la capacità di bypassare quel momento che onestamente abbiamo vissuto, che è quello del passaggio dall'attivismo civico all'attivismo politico. Voglio dire, il passaggio dell'entrata nelle istituzioni un pochettino ci ha bloccato, questo l'abbiamo vissuto nei nostri municipi, l'abbiamo vissuto in tutte le realtà locali. Però vedo in questi giorni che comunque qualcosa si sta muovendo e spero veramente che si possa tornare ad essere non solo a livello cittadino, a livello nazionale, anche a livello del Movimento 5 Stelle di Roma, ma comunità. Grazie. Buongiorno, sono Monica Rossi del settimo municipio, non sono qui per parlare solo del mio municipio, ma un po' come portavoce di tutti i portavoce, diciamo. E noi a livello territoriale stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Ascoltiamo le persone, portiamo gli altri, siamo l'ente di prossimità, cioè l'ente che prende gli schiaffi, come si dice, no? Ci interfacciamo con i cittadini in prima persona tutti i giorni per strada e cerchiamo di portare all'interno delle istituzioni le loro istanze. Ciò che è paradossale è che in ogni nostro municipio tutto ciò che attualmente abbiamo portato, la maggior parte degli atti provengono dai cittadini fuori dal movimento, e questa è una cosa particolare, direi, perché gli attivisti, tutti quelli che fino a poco prima delle elezioni facevano parte dei gruppi, ci aiutavano, mano a mano hanno smesso di farlo. Ce ne sono pochi, ecco, pure questa è un'assemblea cittadina, io ringrazio tutti voi di essere venuti qua, ma per essere un'assemblea cittadina di una città grande come Roma, questo spazio non doveva essere sufficiente, doveva essere 3 volte più grande questo spazio. Noi lasciamo come movimento per portare avanti quel processo di cambiamento culturale che come principio cardine è la cittadinanza attiva. Un cittadino attivo è colui che si rende protagonista di ogni parte della propria vita, riappropriandosi di ogni attimo della propria vita, da quello politico alla quotidianità. Noi come persone del Movimento 5 Stelle dovremmo essere l'insegnamento agli altri e far capire che i cambiamenti avvengono dal piccolo, dalla quotidianità, dal prendere interesse di ciò che avviene nel nostro territorio. Quello che chiedo a tutti voi, che chiedo a coloro che ci guardano da casa, che chiedo a chiunque, è questo: i grandi cambiamenti si fanno dal piccolo. Quindi noi dovremmo entrare non solo nelle istituzioni perché ci siamo, dobbiamo andare nei comitati di quartiere, nei comitati di istituto, nei centri anziani,
vivere il nostro territorio e portare noi dal territorio le idee all'interno delle istituzioni, farci ascoltare in modo che la politica cominci a prendere ad esempio nuovamente la persona come suo punto di riferimento e non gli interessi e le speculazioni economiche che stanno avvenendo da oggi. Il problema principale che noi stiamo combattendo contro i nemici che abbiamo messo onda, con le indifferenze in cui abbiamo delegato, noi abbiamo permesso che più le persone raggiungessero quei livelli. Ed oggi è difficile farli scendere, è difficile, ma insieme possiamo farlo, è quello che chiediamo a tutti noi, è una partecipazione attiva di tutti, perché noi siamo adesso rappresentanti non solo del popolo 5 Stelle, una volta che tu rappresenti tutti i cittadini e per riuscire ad ascoltare tutti i cittadini, siccome noi siamo due, al massimo tre per municipio, non abbiamo il tempo materiale per andare ad ascoltare tutte le associazioni, tutti i singoli individui, il gruppo municipale è un gruppo fondamentale. Non per fare il tavolo di lavoro, per fare l'infopoint o per andare a Genova ad ascoltare il gruppo fondamentale e il gruppo musicale è fondamentale per ascoltare le persone che vivono a fianco a noi. E per questo che noi dobbiamo fare tutte le persone sul territorio, perché spesso e volentieri ci sentiamo soli, perché questi attivisti per municipi che hanno 320.000 abitanti non bastano. E non basta stare seduti dietro un computer a scrivere, grazie a tutti. Quanti siete? 31? 29? Siete 29? Siete la matematica? Sì. Grazie. Abbiamo intanto ricevuto delle domande che vi andrei a leggere. Le domande sono per tutti. Stefano Vignaroli, Alessandro Di Battista, se si avvicinano, grazie. Poi ci sono anche dei quesiti a cui possono rispondere i comunali e i municipali. Allora, Enrico Maladuti voleva sapere se a livello comunale si sta muovendo qualcosa sulla ciclabilità. Gaetano Savola, spero di aver detto bene, voleva sapere della situazione sui Marò del Battaglione San Marco in India. Maurizio Orbuti voleva sapere, a proposito delle medicine naturali, stato dell'arte e cosa si intende fare in Europa. Daniele Michelangeli chiedeva le consulte handicap comunali, municipali, riformare i disciplinari. Quindi può iniziare Enrico con la ciclabilità. Sì, con la scusa riparto un altro po' nella gioia di tutti. Il discorso ciclabilità è un discorso che stiamo affrontando in maniera abbastanza decisa, e perché poi, come piace anche sottolineare, la bicicletta non è solo un discorso di mobilità, la bicicletta è un discorso culturale, un discorso sociale, un discorso di approccio diverso alla vita, perché attraverso la bicicletta si va più piano, ma non è che si arriva più tardi nei luoghi, anzi molto spesso si arriva prima dove si deve arrivare, perché ricordiamo che le macchine
le macchine, come si dice a Roma, hanno una velocità media di circa 10 km/h, la bicicletta, dipende proprio da che gamba ha, 15, 16, anche 20 km/h. Io faccio il mio esempio personale, che abito sulla Casina, Monte di Gra, molto spesso arrivo fino in Campidoglio in bicicletta, hanno impiego al massimo un'ora, questo per dire l'importanza della bicicletta che molto spesso non si ignora. Quindi partendo da questo presupposto, da questo punto fondamentale, sulla bicicletta noi ci siamo mossi subito. In assoluto la prima interrogazione che ho fatto è stata sul bike sharing, per chiedere all'amministrazione comunale Lumi sul servizio di condivisione delle biciclette, e anche se ancora non mi è mai stata data risposta, perché purtroppo noi produciamo tanti atti ma molto spesso se li perdono per strada. Anche se il punto, diciamo, un'altra proposta importante che abbiamo fatto sulla ciclabilità è stata la mozione sui parcheggi condominiali delle biciclette, argomento che può sembrare banale ma che in realtà non è, perché molto spesso bisogna lottare. Questa purtroppo è una città in cui manca la cultura della bicicletta, quindi molto spesso bisogna lottare anche solo per poter parcheggiare la propria bicicletta nei locali condominiali. Mi piace raccontare la genesi di questa mozione, perché riprendo un po' il discorso che facevo prima. E questa mozione ci è stata segnalata anche grazie a Angelo Palumbo, che vedevo da qualche parte, adesso non lo vedo più. Comunque era una petizione che era sul sito change.org, e quindi questa petizione, scritta molto bene in maniera molto dettagliata, chiedeva di modificare il regolamento comunale per permettere il parcheggio delle biciclette. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questa petizione su change.org e l'abbiamo trasformata in una mozione che abbiamo presentato in aula. Quindi, tornando a questo discorso di come riusciamo a fare da collegamento tra quelle che fino a qualche mese fa erano delle richieste che venivano perse nel mondo purtroppo dell'associazionismo, invece noi siamo riusciti a raccogliere e a trasformarla, prendendola poi come spunto da un sito che ha cercato di raccogliere tutte quelle che sono le istanze dei cittadini, come change.org. Tant'è che poi è andato anche un incontro con i direttori del sito, insomma i gestori del sito change.org, e gli ho detto: voi quanto più proposte, quante più eventi, proposte, petizioni avete da segnalarci, quelli che riguardano il comune, noi ben volentieri cerchiamo di dargli un percorso e una valenza istituzionale. Quindi ancora una volta quello che è stato il nostro lavoro è stato quello di mettere in rete quelle che erano le istanze dei cittadini delle associazioni e portarle all'interno dell'assemblea capitolina. E poi ovviamente il discorso della ciclabilità è un discorso vastissimo, io infatti cerco di essere il più breve possibile, e infatti quello volevo arrivare. Appunto stiamo pensando a degli emendamenti all'ordine del giorno, ad esempio adesso arriveremo a votare la delibera per il regolamento di accesso alla ZTL dei bus turistici. Questo regolamento prevede delle maggiori entrate per il Comune di Roma, e noi vogliamo costruire degli emendamenti di ordine del giorno per vincolare queste maggiori entrate al finanziamento del piano quadro della ciclabilità e al finanziamento di tanti progetti, come ad esempio la ciclabilità lontana, che sono stati realizzati dai cittadini stessi ma che non sono stati messi in pratica perché l'amministrazione non ha mai pensato di investire nella ciclabilità. Ricordo, e chiudo veramente, ve lo prometto, che quando si tratta di ciclabilità si tratta di investimento nel vero senso della parola, perché adesso in questi giorni stiamo affrontando il tema dell'inquinamento delle targhe alterne, e io anche ieri ho sentito l'assessore all'ambiente, devo dire, sono rimasto un po' male, che diceva che c'è questa emergenza smog perché sono 2 settimane che il tempo, le condizioni meteorologiche sono stabili. E io veramente sono rimasto là e ho detto: vabbè, se questo è l'assessore all'ambiente della giunta che doveva rivoluzionare la città, siamo messi male, cioè. Lo smog. Per dire che bisogna agire sulle cause, la politica ha sempre agito in maniera miope sugli effetti, è fondamentale agire sulle cause. Incentivando la ciclabilità si incentiva un modo diverso di spostarsi, si incentiva l'interazione tra i cittadini, si incentiva un modo diverso di vedere la città, che poi a sua volta fa anche degli investimenti, perché ha studiato, lo conferma gli studi, che spostandosi in bicicletta aumenta anche il volume dei negozi. Grazie. Va bene, grazie, a studiare.
grazie. Ragazzi, però vi chiedo una cortesia a tutti, arriva un brusio che è fastidiosissimo, quindi un pochino di silenzio oppure abbassate il tono, va bene? Alessandro ci chiede una situazione dei Marò, se abbiamo qualche novità. Gaetano Savoca, mi correggo, prima ho detto Savoca, va bene, a voi la parola. Pensato questa settimana. E rispetto a Marò la questione è estremamente politica, cioè fino a che non ci saranno delle elezioni in India non li libereranno. In pratica i nazionalisti stanno utilizzando queste due persone per criticare, per utilizzarlo appunto come argomento politico nei confronti di Indira Gandhi, che oltretutto ha origini italiane. Per quello sono stati rispediti. Come? Scusa, Indira, sì, Indira l'hanno ammazzata. Scusate, sì. Questo domani la sua Repubblica. Praticamente, oltretutto, sono stati rispediti, come sapete, perché hanno minacciato di non pagare determinate commesse legate a Finmeccanica, per cui il governo, all'epoca presidente Monti, gliel'ha rispedito indietro. Quindi io non so se ci sarà nemmeno il processo. Napolino dice sempre che non bisogna parlarne troppo dei Marò, altrimenti le vie diplomatiche verrebbero messe in difficoltà. Invece è una settimana che sono stato fuori in missione in Colombia e quando tu fai un attimo fuori vedi un po' meglio la realtà. E sono molto importanti, ve lo diceva qualcuno prima, assemblee del genere, perché ti fanno un attimino, ti riattaccano alla realtà. Allora, questi 8 mesi sono stati gli 8 mesi più difficili delle nostre vite, sia di noi portavoce in Parlamento, di tanti attivisti. Ci è venuto il sangue amaro, io sono questa settimana, abbiamo ricevuto degli attacchi allucinanti, cioè io stavo fuori, per cui non stavo in mezzo al movimento, che tante volte è pure una valvola di sfogo, leggevo solamente i blog o i giornali online, tra cui anche il Fatto Quotidiano che ha pompato Renzi in un modo incredibile, non so perché, e c'è stato un attacco incredibile. Allora sì, sono stati 8 mesi tragici, e per quanto riguarda personalmente i più difficili della mia vita. E questa settimana che sono stato fuori ho pensato moltissimo ai privilegi, e lo voglio collegare al discorso appunto rispetto a queste assemblee. I privilegi dei parlamentari sono come la droga, uguale, forse perché stavo in Colombia mi è venuta questa similitudine. Cioè, se tu, qualcuno di noi, di voi avrà provato qualche, una droga, diciamo. Uno pensa, cioè io non sto facendo outing, non l'ho provata, però uno pensa, almeno quello che sanno, a che canna la ragazza, e uno pensa, inizio, ma sì, tanto riesco a non finirci in mezzo. Ecco, i privilegi di quel palazzo sono identici. Tu dici, sì, vabbè, ma stavolta la business la prendo, che me importa, tanto mica divento come loro. Sì, si diventa come loro. E si diventa, dato che uno non ce la fa da solo a comportarsi come i cittadini, noi cittadini vogliamo che i nostri portavoce si comportino, bisogna alzare tantissimo il controllo popolare intorno al potere. Io questo l'ho visto poco da parte di tutti noi. Al di là dei soldi, abbiamo messo in mezzo degli strumenti, c'è sul sito Parlamentare 5 Stelle, ci sono degli strumenti per valutare esattamente anche le nostre spese economiche, è molto importante, perché sono proprio i soldi che ti staccano dalla realtà, cioè totalmente, e appena tu ti stacchi un secondo dalla realtà, sei finito. Prima lo diceva Roberta, che lei comunque è fortunata perché è comunque incinta, e questi mesi, probabilmente dopo i suoi 3 mesi difficilissimi come capogruppo, è ritornata un po' ad essere una ragazza nel mondo reale. Ecco, quel palazzo è costruito per staccarti dalla realtà, e appena tu ti stacchi fa ricazzare, cioè proprio così, è matematico. E il privilegio, io sono convinto che qualche mente diabolica l'ha inserito per farti staccare dalla realtà. Sì, una volta che tu, non so come spiegare, perché poi il privilegio piace, non è che veniamo da Marte, cioè tra un 5 stelle e uno stellaccio uno preferisce un 5 stelle, parlo di hotel. Però appena fai quella prima cazzata sei finito. Non è che in Parlamento ci stanno solo mafiosi, ci sono, o gentaglie, ci sono, o delinquenti, ci sono, o ignoranti, ce ne sono tanti. Io credo pure che ci siano buone persone, e che si sono staccate, anche perché il sistema partitico ti fa proprio staccare dalla realtà.
perché è pur vero che l'elettorato normale, che l'italiano da sempre, ha semplicemente delegato, e la forza di queste assemblee, che veramente ne dobbiamo fare una, a parte che ci ricarica, uno si sente qua tipo in famiglia, però dobbiamo farne una al mese, appunto, è questa l'enorme differenza tra il Movimento 5 Stelle e qualsiasi altro partito, cioè non è che tra di noi, anche in Parlamento, non ci stanno pure dei figli di puttana, ci sono dovunque. La differenza è che se riusciamo a creare un controllo intorno, le possibilità di contaminazione che lì dentro sono altissime, altissime, ancora di più per lo star system, eppure questa è una cosa esagerata secondo me, alcuni di noi sono eccessivamente, come dire, valutati positivamente, cioè qualsiasi persona qui dentro nel Parlamento faceva lavoro come lo stiamo facendo noi e qualcuno l'avrebbe fatto molto molto meglio, e questo ne sono convinto. Però sono tutte delle cose che creano i problemi. I più grossi problemi che io sento è quando manca diciamo, il controllo popolare e la partecipazione intorno. Probabilmente pure noi alle volte forse siamo stati presi da mille cose. Io per esempio giro tantissimo l'Italia e sono stato meno presente sul territorio romano, anche se poi lunedì vado a cena da persone non conosco, insomma ci provo. Niente, vi volevo solo condividere questa similitudine droga a privilegi parlamentari perché secondo me è proprio perfetta e le più grandi stronzate non vengono fatte, cioè noi non siamo ontologicamente corrotti, siamo ontologicamente corruttibili e la percentuale diminuisce se creiamo assemblee del genere durature e soprattutto se veniamo trattati noi in questo momento che siamo magari sulla cresta dell'onda come persone assolutamente normali. Grazie. Grazie Ale per aver condiviso la droga con noi. Anche a me fa piacere essere qui. Innanzitutto vi porto i saluti di Max Baroni che stanotte siamo stati in commissione bilancio per la legge di stabilità, quindi c'è stato un bel tour de force e non si sente tanto bene per venire perché è stato tutta la notte a lottare per noi, quindi vi saluta. A me fa sempre piacere fare queste agora e stare a contatto con le persone, perché come diceva Ale, a forza di stare lì dentro c'è tanto bisogno di stare a contatto con le persone. Io mi aspettavo una giornata un po' diversa, più che questa che mi sembra una delle tante agora che facciamo, una delle tante belle agora che facciamo, però mi aspettavo, visto anche tutte le polemiche che ci sono state prima, vorrei affrontare questo tema con voi. Io stando dentro purtroppo faccio fatica a sapere e ad entrare dentro tutti i vari problemi che ci sono sul forum, non faccio neanche più tempo ad entrarci, ogni tanto magari mi segnalano qualcosa e volevo dirvi innanzitutto se avete qualcosa da rimproverarci fatecelo adesso che siamo qua. Io se posso dire qualcosa avrei bisogno, sembra brutto questo, però al contrario, avrei bisogno di una mano, nel senso che secondo me ci deve essere un maggiore collegamento tra noi che stiamo dentro e i vari eletti in tutte le gerarchie istituzionali e la base, diciamo così, gli attivisti. Più che per quanto riguarda le varie polemiche, le discussioni, soprattutto anche a livello operativo, perché noi che stiamo lì non è che abbiamo tanto tempo per dedicare alla gestione del gruppo e a tante altre cose, però mi piacerebbe che il nostro ruolo di parlamentare potesse essere sfruttato meglio da parte, ci possa essere una collaborazione tra la base e noi. Se posso dare un consiglio alle persone che vogliono darsi da fare, che vogliono lavorare, innanzitutto di, ovviamente non c'è bisogno che io lo dica, di stare sul territorio e raccogliere tutte le varie problematiche, soprattutto per quanto riguarda i vari comitati che sono di problemi a Roma e in ogni dove ce ne abbiamo tanti, quindi esistono tanti comitati che voi sapete meglio di me, ormai hanno raggiunto un certo livello tale di conoscenza delle problematiche e anche delle soluzioni. Quindi secondo me il compito anche dell'attivista è quello anche di raccogliere queste problematiche e magari da farsi da tramite, di lavorarci su, di metterle, di elaborarle e magari usarci
usarci come, se serve un accesso agli atti, se serve un'interrogazione parlamentare. Quindi a me piacerebbe anche che ci fosse, anche attraverso un forum, che ci fosse una cosa anche abbastanza più tecnica, o meno parole, però con più contenuti, per quanto riguarda questo scambio di informazioni. Io, come penso tutti quanti noi, sono disponibile, mi danno un ufficio apposta, quindi da avere un dialogo maggiore, perché spesso noi siamo lì dentro e abbiamo difficoltà a farlo, quindi cercate di capire che noi abbiamo qualche problema a gestire tutto quanto, quindi cercate voi di farvi carico di questo, di impacchettarci un lavoro e portarcelo, e noi magari il compito nostro sarà quello di utilizzare i nostri strumenti, di elaborare, di tradurlo in un linguaggio magari più tecnico a livello parlamentare, e quindi secondo me, chiudendo questa filiera, lo si può fare sia online attraverso un forum, che sia uno vecchio, uno nuovo, poi queste polemiche proprio non mi interessano per niente, però purché ci sia la volontà di lavorare, e quindi dobbiamo lavorare noi che siamo pagati, per carità, noi siamo i primi e dobbiamo lavorare, ci mancherebbe, però anche da parte vostra di cercare un attimino di trovare un sistema più efficace per arrivare al punto a risolvere i problemi e a fare un gioco di squadra. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, e sono qui, insomma, siamo qui anche per questo, per cercare, non è facile, perché poi mi rendo conto che non è facile, però cercare un metodo comune per lavorare insieme. Grazie. Grazie Alessandro, grazie Stefano. E allora io faccio un brevissimo reparto a proposito di questa cosa. La Roberta stamattina aveva parlato della necessità di avere scambi cittadini-parlamento, Davide con Silvana stessa cosa, informazioni, scambi informativi tra regione e cittadini. Il comune, i rappresentanti, i portavoce del comune ci hanno richiesto le stesse cose, i municipali ce l'hanno ribadito, gli attivisti dall'altra parte vogliono, esigono di poter portare le loro istanze a questi livelli. Allora io vi suggerisco, è solo un suggerimento, di partecipare, ma ve lo suggerisco molto forte, di partecipare, di continuare a seguire l'assemblea nella parte pomeridiana, dove lo staff, i cittadini, suggeriscono procedure operative per soddisfare questo tipo di esigenze. Ci sarà una parte dedicata agli argomenti operativi, quindi procedure, comunicazioni e piattaforme, ci sarà una parte tematica in cui altri cittadini rappresenteranno quelli che sono, secondo loro, gli argomenti tematici di carattere generale, e ci sarà un'altra parte dedicata agli argomenti partecipati. Quindi cercheremo oggi, abbiamo questa aspirazione, che non è assolutamente un'ambizione, sono proposte che si spera vengano accolte da parte di tutti, per soddisfare queste che sono le esigenze della community romana. A questo punto io, siccome abbiamo ancora un po' di tempo, prima del pranzo, abbiamo procrastinato di 30 minuti, grazie ancora alle ragazze giù di sotto, allo staff della cucina, c'è una domanda per i portavoce comunali. E Umberto Placci chiedeva come stiamo affrontando la situazione dei Rom nei vari municipi. Se volete rispondere, no, Virginia si avvicina, l'MLM, prego. Grazie. La domanda è interessante e devo dire che la risposta non è assolutamente semplice. La questione Roma è una questione estremamente delicata, principalmente perché è una questione culturale. Non vi nego, questo è sotto gli occhi di tutti, che contro i Rom, permettetemi proprio di utilizzare questo termine, c'è un pregiudizio e un giudizio, talvolta fondato, talvolta no, che comunque li porta a considerare come cittadini di serie B. Ora, la delinquenza c'è ed è vero e va perseguita, perché la legalità è il nostro primo obiettivo. È vero però che comunque ci sono anche cittadini Rom, peraltro sono anche italiani,
che invece desiderano integrarsi. E quindi con l'Osservatorio Politiche Sociali, che è il tavolo Politiche Sociali che sta facendo un grandissimo lavoro, cioè ho visto questa mattina Francesco Napolitano, che al momento non vedo ma so che c'è, Francesco ciao se ci sei, batti un colpo, si sta occupando tantissimo di questa tematica insieme ad alcune associazioni che da anni si occupano di queste persone. E siamo anche andati a fare dei sopralluoghi all'interno dei campi. Innanzitutto una cosa che, insomma, che ci ha colpito moltissimo è stato il fatto che quando noi abbiamo mandato il fax di preavviso per annunciare il nostro ingresso nei campi, immediatamente il comune ha mandato gli operatori a pulire, perché evidentemente era fondamentale che quando dei consiglieri comunali vanno a vedere il campo è pulito, il che vuol dire, se ne desume, che quando nessuno va a visitare il campo può tranquillamente rimanere un immondezzaio, che è una cosa estremamente grave. Siamo entrati in questi campi, campi più piccoli come la Cartaria, campi più grandi come Via di Salone ed è effettivamente una cosa agghiacciante, sono dei ghetti. Sono dei ghetti, le persone vivono nelle roulotte, nelle baracche, spesso l'acqua ovviamente non è potabile, i servizi igienici sono devastati, Marcello c'era, insomma Marcello, Enrico, niente. Lo sanno, hanno visto il dolore proprio di vedere degli esseri umani, dei bambini che vivono in queste condizioni, vedere le mamme che dicono sì, i miei figli vanno a scuola, sono scolarizzati, viene il pulmino di porta, poi però tornano nelle baracche nelle quali piove, nelle quali non c'è neanche la luce, quindi non possono fare i compiti. E l'integrazione è tutta qui, perché poi questi bambini non è che vanno a giocare a casa degli amichetti o gli amichetti vanno nel campo rom a giocare con i bambini rom. Per cui, ripeto, la questione è delicatissima, dobbiamo assolutamente separare in maniera netta quelli che sono tutti i casi di illegalità e vanno perseguiti duramente, perché poi in Italia c'è un problema, insomma immagino che lavorino molto su questo, sulla certezza della pena. In Italia non esiste certezza della pena, che è il problema più grande per il quale di fatto i reati continuano a rimanere impuniti, e questo ovviamente nel caso dei rom non fa eccezione. E poi però tutto questo inquina anche la visione che abbiamo in generale sui rom, per cui va anche a colpire quelle famiglie o quei nuclei che comunque sono costituiti da persone per bene, perché ci sono, diciamolo, ci sono senza paura, e che vorrebbero invece integrarsi. Quindi la questione è molto delicata, la stiamo affrontando, ed è evidente che non può essere una questione affrontata solo a livello comunale. Quindi spero di aver dato una risposta esauriente. Al momento più di questo non posso dire. Grazie. No, aggiungo un paio di parole a quello che ha già detto Virginia, perché di fatto questa è una situazione che è stata mantenuta così nell'interesse di entrambe le parti, perché poi è brutto dirlo, un mercato, nel senso che gli uni l'hanno mantenuto in un modo per mostrarsi e portarli all'integrazione, gli altri lo mantengono per come abbiamo visto in campagna elettorale, evidenziare o porre in evidenza la politica degli sgomberi. In realtà è una situazione che, come ho detto, fa comodo a entrambi e che ha anche un costo, perché dovete sapere che al Comune di Roma questi 8 campi rom, che sono, come ha già detto Virginia, li abbiamo girati, dei veri lager, soprattutto quello di via di Salone, costano appunto 20 milioni di euro all'anno, e gli sgomberi, peraltro in molti dei casi probabilmente illegittimi, abbiamo anche presentato delle interrogazioni in tal senso, senza risposta ad oggi, le abbiamo presentate con la collaborazione anche di associazioni di settore, come ad esempio l'associazione 21 luglio, con cui ci hanno messo in contatto proprio Alessandro. E, dicevo, sono anche dei costi, molti di questi sgomberi spesso sono fatti legittimamente e costano circa 6 milioni di euro all'anno. Il campo di via di Salone, costa oltre 300 euro a persona mese, e questo è un mercato in cui lavorano e guadagnano molte persone per mantenere questi lager.
Quindi l'obiettivo, tenuto conto che anche in altri paesi queste situazioni non esistono ed esiste un'integrazione molto molto più valida, ad esempio in Spagna ci sono 8 volte i nostri Rom e non esistono dei campi, quindi c'è un'integrazione molto più efficace, modello che ad esempio è stato adottato, sia pure in realtà territoriali più semplici come Torino. Quindi proprio in accordo, diciamo, comunque più che in accordo, in stretto contatto, in collaborazione con alcune di queste associazioni di settore, l'obiettivo sarebbe proprio quello, selettivamente, di iniziare a fare una politica di maggiore integrazione, che probabilmente potrebbe portare a un miglioramento della situazione ed anche a non avere questa ghettizzazione che abbiamo oggi. Grazie, bravissimi. Allora, c'era un quesito arrivato in streaming, chiedeva della discarica di Falcognana, e qui abbiamo Stefano Vignaroli, che ci aggiorna sull'argomento. Un'altra denuncia. La discarica di Falcognana è stata dichiarata dal Ministero dei Beni Culturali, ha dichiarato lo stop dei lavori il 28 novembre e per mancano anche vincoli paesaggistici. La situazione sul nuovo sito è molto spinosa e se ci fate caso, e questo un po' mi preoccupa, non ne sta parlando più nessuno. Come se per magia non esiste più il problema, non c'è più l'emergenza. In realtà l'emergenza c'è, perché un nuovo sito ancora non si è trovato e sono un po' allarmato sia per quanto riguarda Cubinoro che per quanto riguarda Monti dell'Ortaccio, che ho presentato ieri un'interrogazione parlamentare su Monti dell'Ortaccio in particolare, e poi parlerò anche su Cubinoro, e quindi chi ha informazioni sarebbe cosa gradita mi contattasse, e perché la situazione è molto ingarbugliata, quindi ci vorrebbero ore per parlare e stiamo facendo di tutto con Falcognana. Ho parlato anche con Brunetta, che era direttamente interessata al problema, abitando lì, perché uno poi si interessa ai problemi solo quando riguardano le proprie tasche o la propria vita, e quindi dobbiamo invece capire che siamo tutti sulla stessa barca. Il problema non si risolve spostandolo da una parte a un'altra, ma trovando delle soluzioni. Le soluzioni ci sarebbero modificando gli impianti di AMB, facendoli lavorare anche in maniera corretta, cosa che non sempre avviene, e il problema è molto spinoso. Quindi per quanto riguarda Falcognana, per adesso è sospesa, però ognuno deve continuare a lavorare per monitorare la situazione. Grazie. Grazie Stefano. Domanda di Daniela Michelangeli, consulte handicap comunali e municipali, riforme dei disciplinari. Veronica Mammì, portavoce Municipio 6. Grazie. Allora, la questione sulle consulte è particolare, nel senso che su Roma, diciamo che il rapporto è più o meno questo, cioè un 70% ci sono le consulte e un 30% no. Quindi non tutti i municipi hanno la consulta dell'handicap. Dai dati che abbiamo, più o meno l'ex settimo non ha la consulta, l'ex quindicesimo non ha la consulta e l'ex ventesimo non ha la consulta. Ci dovrebbero essere altri municipi, purtroppo ho il foglio a casa, quindi non riesco a darvi dei dati certi. Una cosa su cui si sta lavorando anche nel mio municipio in questi ultimi 2 mesi e sul quale stanno trovando parecchie resistenze, soprattutto diciamo, da parte della maggioranza, riguardo non tanto in commissione ma diciamo, negli uffici, è sul rendere permanente la consulta. Cioè ci stiamo battendo per fare in modo che le consulte intanto durano 5 anni, quanto dura una consigliatura. Noi vogliamo che le consulte, ma non solo quella dell'handicap, quindi della cultura, ma anche quella della cultura, dell'immigrazione, diventino permanenti per mantenere questo confronto sui temi costante, indipendentemente dal colore politico che governa all'interno dei municipi. Questo naturalmente sta riscontrando un po' di difficoltà, perché giustamente
vuole mettere la politica un po' su tutto, no? E quindi ci stiamo battendo per questo, fermo restando che naturalmente i direttivi dovrebbero invece cambiare, cioè noi nel municipio da noi abbiamo proposto che il direttivo cambi ogni 3 anni e che la consulta rimanga permanente. Altri dati che abbiamo è che per esempio in alcuni municipi già è stata resa permanente, già sono state rese permanenti le consulte, quindi è proprio questa la contraddizione, perché in alcuni municipi sì e in altri no? Qual è la differenza? Se il tema tanto c'è sempre stato, c'è e continuerà ad esserci. Quello che stavamo pensando anche con Virginia e gli altri portavoce municipali è quello di elaborare un nuovo regolamento delle consulte, raccogliendo tutti i regolamenti di tutti i municipi e cercare di proporne noi uno nuovo che appunto abbia tutta una serie di caratteristiche e requisiti che aprano alla cittadinanza intanto il confronto, perché poi il problema non è solo la permanenza, la non permanenza, il direttivo o il non direttivo, il problema è che è la partecipazione. Molti sono iscritti ma non partecipano, molte attività che la consulta propone non vengono recepite dal municipio stesso, quindi ci sono una serie di problematiche che andrebbero affrontate e ci stiamo lavorando. Io adesso nel mio municipio sono quasi 2 mesi che facciamo commissioni su questo regolamento, poi arriva in direzione, ci sono delle cose non vanno, ce le riportano in noi commissione, insomma non ha fine questo lavoro. Speriamo di arrivare presto ad una conclusione e per il resto cercheremo di lavorare insieme. Chi è disponibile e vuole partecipare creando un tavolo di lavoro proprio sul tema sarebbe interessante, insomma noi siamo disponibili a lavorare sempre su qualunque tema che ognuno propone. Grazie. Grazie Veronica, c'è una comunicazione di servizio, però ci dicono che non si sente bene il fondo, quindi per cortesia non parlate tra di voi, parlate magari fuori se potete, perché altrimenti le persone non riescono ad ascoltare. Per favore, anche una questione di rispetto. Allora, come azione di servizio ci sono più o meno dati di 10 minuti fa, 130 persone che hanno provato il pranzo. Allora, procederemo così, ci troviamo più comodi anche coordinandoci con la cucina. Faremo scendere 70 persone, le prime 70 persone che si avvicineranno lì e che hanno prenotato il pranzo, quindi dovreste avere già il fogliettino. E poi, vedendo come procede la coda giù, faremo scendere altre 60. Dobbiamo chiedere a coloro che non hanno prenotato il pranzo di permanere un attimo qui, attendere questo flusso, perché altrimenti si crea troppo casino. E poi eventualmente chi non avesse prenotato può ovviamente aggregarsi in coda e prenotare il pasto. Insomma, questa è la procedura. Attenzione, non avete capito. Ruralis sarebbe una perché stavo preparando giù. Quindi ecco, un attimo, qualche minuto. Facciamo la presentazione a PowerPoint. Con calma, perché comunque la struttura come vedete è molto ospitale, però rende l'idea che può diventare molto dispersiva e confusionaria. Noi in un'ora dobbiamo risalire sopra, quindi dobbiamo aver mangiato un po' tutti, perché dobbiamo partire anche con la mettere a posto la situazione sotto. Siamo qua in guerra, donne e bambine prima. Donne e bambine. Allora, prima le donne e i bambini, prima le donne con i bambini, poi sono le donne, poi sono i bambini, poi tutti gli uomini. No, perché ci sarà la guerra. Allora, c'è una domanda che di Cristina Leo, via streaming. Ciao Tri, a che punto è il registro delle unioni civili e sugli sprechi di Marino per le comunali? Luminarie, scusi, eccola. Eccomi di nuovo, grazie. Allora, il registro delle unioni civili è a buon punto. Come vi dicevo, abbiamo protocollato la nostra proposta di delibera il 2 agosto e a settembre
altri gruppi, mi pare FEL e poi PD, hanno protocollato la loro. Ovviamente, visto che il movimento è per i temi e non per le ideologie, ragionando per temi abbiamo visto che c'erano moltissimi punti di contatto, per cui abbiamo deciso di non accantonare la nostra, proprio di non ritirare la nostra proposta, che per noi rimane lì come assicurazione per il buon esito del progetto congiunto, e di procedere invece congiuntamente. Quindi abbiamo fatto delle riunioni con i consiglieri delle altre forze politiche interessate e abbiamo lavorato appunto ad un testo congiunto che è stato depositato ed è adesso al vaglio della commissione competente, che ovviamente si occuperà di vagliare il testo, ascoltare le associazioni, i cittadini comunque che vogliono intervenire per portare le loro istanze, presentare eventualmente emendamenti di commissione e poi questo testo approverà in aula. L'esame in commissione era iniziato poco prima della sessione di bilancio e poi per motivi ovviamente contingenti è stato sospeso. Diciamo che noi abbiamo avuto e veniamo da 15 giorni di totale follia durante la quale siamo stati praticamente tumulati in consiglio quasi H24 per parlare del bilancio di Roma, e quindi tutti i lavori delle commissioni sono rimasti sospesi, questo incluso. Per quanto riguarda invece le luminarie, la situazione delle luminarie è la seguente, quella che abbiamo poi denunciato con un articolo pubblicato sul blog. Abbiamo visto che sostanzialmente sono state spese, abbiamo appreso poi da fonti di giornale, perché faccio questa piccolissima digressione, quando noi che siamo una forza di opposizione chiediamo qualcosa lo dobbiamo chiedere con gli strumenti istituzionali appropriati, che è la richiesta di accesso agli atti o l'interrogazione, le cui risposte, benché siano da regolamento dovrebbero arrivare entro 30 giorni, di fatto sono sempre prorogate, poi le nostre spesso insomma diciamo devono essere sollecitate. Quindi prima ancora di fare un'interrogazione o un accesso abbiamo preso queste notizie da fonti giornalistiche e ci siamo fatti una domanda sugli 800.000 euro spesi per le luminarie di Via del Corso. Perché? A che titolo? Chi le spende? I giornali dicono ma non è un problema perché Roma Capitale ne mette solo 200, le altre 600 le mettono le aziende municipalizzate, che a ben vedere sono aziende partecipate dal Comune di Roma, quindi è una partita di giro. Roma Capitale ne spende direttamente 200 e indirettamente altri 600, quindi sempre noi. Quindi noi ci siamo fatti questo interrogativo, stiamo procedendo con le interrogazioni e con gli accessi agli atti relativi, ma ovviamente la risposta arriverà con l'anno 21. Nel frattempo questi soldi sono stati spesi, peraltro fa sorridere il fatto che per alimentare le luminarie in Via del Corso e forse anche l'albero a Piazza Venezia il Comune spende circa la somma non mi ricordo, però insomma paga un corrispettivo per 60 kWh e allo stesso tempo però pochi metri più su al Campidoglio c'è un fantastico albero che si illumina grazie alla pedalata di volontari, quindi alimentato energia pulita. Allora se si vuole proporre l'energia pulita che si faccia a tutti i livelli, mettiamo i pedalatori lungo Via del Corso, mettiamo i pedalatori a Piazza Venezia, perché altrimenti l'albero del Campidoglio è solo uno spot come tutto il resto. Grazie. Grazie a Virginia. Allora, Maurizio Arcuti chiedeva sulle medicine naturali, stato dell'arte e cosa si intende fare? Questa domanda la riproponiamo via mail ai portavoce, sicuramente qualcuno risponderà e la posteremo sul forum. E Walter Conti chiedeva perché non si approva il regolamento sondaggi sulle decisioni importanti. Questa troveremo una risposta, cercheremo di dare una risposta nel pomeriggio quando discuteremo argomenti di carattere operativo. È mezzogiorno, siamo puntualissimi, buon pranzo a tutti, ciao, ci vediamo alle 14. Buon pranzo.